Buon pomeriggio ai telespettatori di Rete 8, vi parliamo in diretta da Collemaggio. Siamo con la Basilica alle nostre spalle, in particolare la Porta Santa, e stiamo per vivere insieme uno dei momenti più importanti della vita, non soltanto della nostra regione, ma uno dei momenti più simbolici tra le celebrazioni religiose, non soltanto in Italia. Anche quest'anno Rete 8 vi propone la diretta del corteo della Bolla del Perdono e l'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, una basilica restituita alla piena fruizione lo scorso anno e che quest'anno, appunto, ancora una volta, aprendo la sua Porta Santa, darà il via per 24 ore al Giubileo Celestiniano. Racconteremo la sfilata con la cronaca di quanto è già avvenuto, perché si stanno completando le operazioni di incolonnamento, di avvio del corteo e di quanto avverrà nelle prossime ore fino all'apertura della Porta Santa e coglieremo questa occasione anche per raccontare molte storie legate alla città, legate a Celestino, legate a questa tradizione che ha un grande avvenire, probabilmente ancora da vivere. Perché, insomma, questo è un anno particolare, non è soltanto l'anno del decennale del sisma, ma è anche un anno che potrebbe aprire le porte ad un ulteriore salto di qualità, o meglio, la candidatura già c'è, si attende che il risultato del riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio immateriale dell'unità per la perdonanza diventi un fatto compiuto di quei prossimi mesi. Di questo parleremo assieme al collega giornalista e scrittore Angelo De Nicola, che io ringrazio anche quest'anno per aver voluto offrire ai telespettatori di Rete 8 il suo commento e le sue considerazioni in telecronaca che come negli anni scorsi ha avuto grande successo e grande interesse, quindi io ti ringrazio particolarmente Angelo, cercheremo insieme appunto di raccontare questo corteo, ma anche di andare un po' oltre con le tue considerazioni. Intanto ti chiedo il significato particolare di questo giorno che è legato nel 725° anno dalla lettura della bolla del perdono, dalla prima lettura della bolla del perdono, anche al decimo anno del sisma del 2009. Sì, intanto sono io che vi ringrazio, perché da Aquilano non posso che ringraziare la TV regionale che si occupa e fa vedere lo splendido scenario della Basilica e questo corteo che ogni anno cerca di migliorarsi, cerca di migliorare, cerca quest'anno sotto gli occhi degli ispettori, degli addetti dell'UNESCO, cerca appunto di guadagnare ancora punti in vista del, speriamo, riconoscimento UNESCO. Basti considerare, rispetto alla tua domanda, il fatto che è la 725, quindi c'è questo numero pari, è un numero significativo, in un numero purtroppo pari che è quello del decennale del sisma, quindi assume un significato particolarmente importante questa celebrazione quest'anno, ma io direi che ogni anno poi alla fine è un anno che si aggiunge agli altri come storicità, come perseverare nel corso dei secoli. 725 edizioni sono veramente una cifra che fanno paura. Speriamo che questo incrocio di date, di significati, possa essere la spinta decisiva per il riconoscimento UNESCO. Il corteo della bolla, ecco, lo stiamo vedendo nelle immagini, ha preso le mosse proprio in questi minuti. Vedremo anche più avanti, o meglio più dietro, per quel che riguarda la composizione della colonna di figuranti, il punto principale del corteo che è la bolla celestiniana, tenuta dalla dama e dal giovane signore che in sé porta il ramoscello d'olivo col quale verrà aperta con tre percosse la Porta Santa alle nostre spalle. E appunto diciamo qualcosa a proposito del corteo che sfila il 28 agosto di ogni anno per le strade del centro storico e scorta solennemente la bolla dell'indulgenza papale dalla sede del comune fino alla Basilica di Santa Maria Collemaggio. Poi spiegheremo anche il rapporto tra il senso civile che
che ha questa manifestazione, questo corteo per la città dell'Aquila, è il senso religioso che si innesta man mano che ci si approssima all'arrivo in questa meravigliosa basilica di cui vediamo le immagini davvero spettacolari in questa giornata, per ora accompagnata da bel tempo, e speriamo che sia così fino al pomeriggio. Questo corteo ha un valore forte legato ad un messaggio ecumenico del Santo Papa, Papa Celestino, perché prevede anche quest'anno una prima parte dedicata alle autorità civili, militari ed ecclesiastiche e una seconda parte in costume storico, con un corteo che parte dai quattro cantoni, il simbolico crocevia, e percorre Corso Vittorio Emanuele, il cosiddetto Corso Stretto, poi prosegue per Piazza Duomo, Corso Federico II, Viale Francesco Crispi e Viale Collemaggio, fino ad arrivare qui ai piedi sul sagrato della Basilica, intorno alle 18 solitamente. Qui verrà letta solennemente la bolla papale, consegnata simbolicamente alla Chiesa Aquilana. Ecco, questo significato del corteo, di questo passaggio di un documento importante per la città e anche per la cristianità, quale significato allegorico anche, Angelo? Sì, Carmine, cogli il senso. Il corteo è decisivo. Innanzitutto non si tratta di un corteo storico, è un adattamento che fu lanciato nel 1983 con il rilancio della cosiddetta perdonanza moderna. L'amministrazione di Don Tullio De Rubes, sindaco Don Tullio De Rubes, Enrico Centofanti e qualche d'un altro rilanciò la perdonanza, che si era un po' spenta, era diventata un po' una sagra. L'abate dalla torre della che vedete nella facciata di Collemaggio benediceva le macchine strombazzanti nel piazzale, aveva perso molto del suo smalto, seppure aveva avuto edizioni molto fastose. Quella sotto il fascismo nel 1932, ci sono le immagini dell'Istituto Luce che testimoniano una grande perdonanza. Dicevamo del corteo. Il corteo vuole esemplificare nella perdonanza moderna che il fatto, come dicevi tu, allegorico, civico, che la bolla è di proprietà della municipalità. Quindi la municipalità aquilana porta la bolla il 28 di agosto qui a Collemaggio, il 29, cioè domani, la riporta indietro. Perché? Perché la bolla è nostra dei cittadini aquilani. È un fatto singolare, siamo di fronte all'atto, diciamo, più importante della nostra religione cristiana, cioè la concessione del perdono per il giubileo, per l'indulgenza plenaria. Eppure qui è il punto, la proprietà è nostra. Che significa questo? Che è un fatto talmente singolare che è all'attenzione dell'UNESCO. Perciò il corteo che esemplifica e che allegoricamente dice che la proprietà di un atto religioso è invece di una municipalità è un po' il nodo di tutta la questione celestiniana. L'unicità di questa manifestazione. Assolutamente unica e veramente significativa. Sul perché quest'atto sia proprietà del comune, noi vogliamo credere, non ci sono poi tutte le prove, però è molto suggestivo credere che Celestino V l'abbia voluto affidare al municipio e non alla Chiesa, perché sapeva che la Chiesa l'avrebbe osteggiata. Questa è storia, perché il suo successore Bonifacio VIII, Papa Bonifacio VIII, la prima cosa che fa quando viene eletto dopo le clamorose dimissioni di Celestino V, decide di annullare la bolla. Per annullare all'epoca significava distruggerla, strapparla, bruciarla. Quindi scrive al vescovo, e questa è storia, e gli dice, al vescovo dell'Aquila, e gli chiede: guarda, mi devi restituire la bolla che devo annullarla. Il vescovo gli scrive, gli dice, guarda, gli risponde: la bolla non ce l'ho io, ce l'ha il sindaco, il camerlengo, il capitano, ma mi sa tanto che non te la dà. E così è stato, e così questa proprietà arriva fino a noi, perpetrando questo gesto rivoluzionario che Celestino ha fatto con questa bolla, che non era una cosa buttata lì, era una cosa. L'indulgenza plenaria all'epoca bisognava lucrarla, bisognava comprarla. Celestino la offre a tutti, gratis, portando la centralità della Chiesa, decentrando da Roma e portandola all'Aquila. È un gesto veramente rivoluzionario che questo straordinario Papa fa, e quindi questo è il nodo. Il corteo esemplifica proprio questo. Anche quest'anno godremo anche della preziosa collaborazione del collega Enrico Giancarli, il quale ha già intercettato alcuni degli ospiti istituzionali di questo corteo, anche ovviamente i protagonisti, sin dal momento della partenza. Abbiamo già delle interviste, la prima è con il parlamentare aquilano Luigi Deramo, può partire il contributo.
Eccoci direttore con l'onorevole Luigi Deramo per parlare anzitutto, onorevole, di questa edizione numero 725 della Perdonanza. Che edizione è? Ma è una grande edizione ricca di una forte spiritualità, anche di eventi artistici di un rilievo nazionale e internazionale. Credo che abbiamo ridato concretezza e dignità ad una manifestazione non soltanto civica ma soprattutto religiosa, e credo che anche la presenza di una forte presenza di turisti che ha caratterizzato tutto il mese di agosto sta a significare che la Perdonanza inizia a essere veramente conosciuta in tutta Italia. È chiaro, onorevole, che questa è anche la Perdonanza a 10 anni dal terremoto, no? 2009-2019. Sì, già sono passati 10 anni, ricordo la Perdonanza, quella successiva proprio al terremoto. Di passi avanti ne sono stati fatti tanti, chiaramente l'opera di ricostruzione non soltanto materiale ma soprattutto economica e occupazionale ancora non è terminata, c'è ancora tantissimo da lavorare perché oltre l'aspetto estetico bisogna ridare contenuto ma soprattutto prospettiva alla città e ai giovani aquilani. Faccio un'ultima domanda, non parlo all'onorevole Deramo ma parlo all'aquilano Deramo, come sta l'Aquila? L'Aquila è ancora una città che soffre, gli aquilani hanno saputo dimostrare di avere una grande tenacia, soprattutto una grande prospettiva e soprattutto hanno saputo scommettere nuovamente sulla rinascita e il rilancio del capoluogo di regione, quindi sono convinto che quando c'è passione, cuore, determinazione, amore verso la città e verso questa terra il risultato arriverà. Dobbiamo ancora di più stringerci rispetto a questa operazione complessiva di rinascita e qualche volta bisognerebbe anche avere l'intelligenza di superare steccati politici che scioccamente dividono e continuano a dividere la politica stessa rispetto ai risultati che andrebbero colti, quindi dimostriamo agli abruzzesi di che cosa sono capaci gli aquilani, dimostriamolo soprattutto al sistema Italia che in parte ha dimenticato il terremoto di 10 anni fa, ma soprattutto in parte è convinta che il processo di ricostruzione sia completato. Lo dobbiamo ricordare agli italiani, ma con dignità e soprattutto facendo vedere cosa siamo riusciti a fare a distanza di 10 anni. E siamo tornati in diretta qui da Piazzale Collemaggio, per chi si fosse messo in ascolto o in visione in questo momento, stiamo trasmettendo in diretta la cerimonia più importante nell'ambito delle celebrazioni della 725esima Perdonanza Celestiniana, vale a dire il corteo della Bolla del Perdono, che ha preso da poco le mosse da Palazzo Fibbioni e sta raggiungendo proprio la Basilica di Collemaggio, la cui Porta Santa verrà aperta tra circa un'ora e mezza, quando appunto arriverà il corteo. Ecco, avevo sommariamente parlato della composizione del corteo della Bolla e adesso andiamo un po' più nello specifico, intanto sottolineando che la parte storica, a cui abbiamo già fatto riferimento, viene introdotta dal Movimento Celestiniano, che ha un ruolo ovviamente centrale in tutta la Perdonanza, perché è anche protagonista della marcia del fuoco del Morrone, che è partito dalla Maiella, dei luoghi celestiniani della Maiella, per raggiungere proprio in apertura delle celebrazioni anche quest'anno la città dell'Aquila. Poi c'è anche la partecipazione di altri gruppi, la Torre dell'Aquila di Celano, il gruppo storico di Antrodoco, quello della Proloco di Paganica, gli uomini d'arme che precederanno gli antichi quattro quarti della città, anch'essi con un ruolo importante nell'ambito della Perdonanza, il quarto di Santa Giusta, di San Pietro, di San Marciano e di Santa Maria Paganica. Insieme al sindaco Pierluigi Biondi vedremo comporsi appunto la parte invece conclusiva del corteo con la Dama della Bolla,
Sara Luce Cruciani e il giovane signore Federico Vittorini, dei quali parleremo diffusamente anche oggi nel corso di questa telecronaca, perché anche la loro scelta non rappresenta un fatto casuale nel decennale del sisma. Dicevamo della bolla del perdono. Il documento verrà portato qui sul sagrato della chiesa di Collemaggio e verrà letto prima dell'apertura della Porta Santa. Apertura della Porta Santa che solitamente viene affidata ad un cardinale. Da due anni, quindi, da quando l'allora arcivescovo dell'Aquila divenne, Giuseppe Petrocchi divenne a sua volta cardinale, saranno anche quest'anno due i porporati che parteciperanno a questa solenne cerimonia. E quest'anno, e qui coinvolgo ancora l'amico e collega Angelo De Nicola, c'è una scelta particolare, anche questa simbolica e importante. Sarà infatti ad aprire la Porta Santa Sua Eminenza il cardinale Giuseppe Bertello, che è il presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello Stato di Città del Vaticano. Ecco, il rapporto tra il Vaticano e la perdonanza si arricchisce quest'anno di un ulteriore momento di riavvicinamento, possiamo dire così? Allora, io ti rispondo no. Ti rispondo no per una ragione anche storica nell'ambito della perdonanza moderna, perché dovete sapere che nessun cardinale, tranne uno, il primo nel 1983, il cardinale Carlo Confalonieri, ex arcivescovo dell'Aquila, nessun cardinale è mai venuto come legato pontificio, cioè inviato dal Vaticano. Sono sempre venuti a titolo personale. Soltanto Confalonieri, che era un cardinale molto forte all'interno della Curia Romana, tra l'altro è stato tra i papabili, ha tenuto messa in occasione della morte di due papi, Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo I, e aveva evidentemente la forza di imporsi per essere inviato ufficialmente ad aprire la Porta Santa. Quindi dico no, ma edulcoro questo no dicendo che invece questo ingorgo che sottolineavi di cardinali, quello per l'apertura e poi quello per la chiusura, che è l'arcivescovo, è sicuramente un fatto molto positivo. La promozione a cardinale dell'arcivescovo dell'Aquila, rimanendo in una sede, quella aquilana, la diocesi aquilana, che non prevede come Milano, Palermo, Napoli, non prevede un cardinale al suo vertice, è un fatto molto importante, perché noi lo abbiamo collegato, non è stato mai detto ufficialmente dal Vaticano, ma noi lo colleghiamo alla ricostruzione che vede nella rinascita delle nostre chiese, dei nostri tanti edifici ecclesiastici, un passaggio molto importante. Purtroppo la stragrande maggioranza delle chiese, a cominciare dal Duomo, dalla nostra cattedrale, da San Massimo in Piazza Duomo, non sono state ancora ricostruite. Collemaggio ha avuto il miracolo di un cospicuo finanziamento e di un mecenate quale l'ENI, che ha cacciato 12 milioni di euro, e quindi abbiamo avuto la possibilità di riottenere questo straordinario tempio. Quindi è un no ed è un sì. E questo testimonia, e concludo su questo aspetto molto significativo che hai sottolineato, il fatto che le dimissioni di Celestino hanno sempre imbarazzato la Chiesa. Quelle dimissioni avevano creato un problema, creavano un problema. Però le dimissioni di Ratzinger pochi anni fa hanno invece ribaltato la situazione, cioè hanno riabilitato il gesto clamoroso, che non è quello di dantiana memoria, di dantesca memoria di colui che per viltate fece il gran rifiuto. Al contrario, è il gesto di grande coraggio che Celestino V seppe fare, staccando la spina, così come con uno shock, così come ha staccato la spina Papa Ratzinger. Riflettete, si diceva, morto un Papa se ne fa un altro. Anche Giovanni Paolo II è stato nelle condizioni di salute in cui l'abbiamo visto tutti nell'ultima parte del suo pontificato. Ebbene, però non poteva dimettersi, nemmeno per ragioni di salute. Papa Ratzinger ha sparigliato le carte dopo aver fatto che cosa? Aver riabilitato, dice l'arcivescovo Molinari, riconciliato, edulcoriamo, con la figura di Celestino, perché dona la stola sulle spoglie di Celestino il 28 aprile annus horribilis del 2009, e l'anno successivo a Sulmona dice: seppe agire Celestino con grande coraggio e in obbedienza a Dio. Altro che vile
che per Vittale fece il gran rifiuto. Eh sì, è una storia che, come vedete, risale a tanti anni fa, 725, ma che ancora oggi fa parlare e si riattualizza anche in un rapporto che diventa sempre più interessante tra la Chiesa nelle sue varie articolazioni, quella territoriale aquilana e quella del Vaticano, e che promette probabilmente anche qualche sviluppo importante nel giro dei prossimi anni. Parleremo delle possibilità di una visita papale qui all'Aquila, perché appunto ci sono delle situazioni che lasciano intendere uno scenario di questo tipo, ma ne parleremo più tardi. C'è soprattutto il decennale del sisma, però in primo piano. Ecco, tra i contributi che il nostro Enrico Giancarli ha raccolto alla partenza del corteo, credo ci sia anche quello del sindaco che ha vissuto questa tragedia in prima fila assieme alla sua comunità, Massimo Cialente, intervistato ai nostri microfoni. Sentiamolo. 10 perdonanze vissute con la fascia tricolore, chiaramente sì. Massimo Cialente, ben ritrovato. Come sta l'Aquila? Ma l'Aquila mi sembra che stia riprendendo. C'è un momento, per una serie di motivi, in cui, diciamo così, la fase di ripresa la vedo un po' rallentata. Però mentre venivo qui stavo ripensando alla perdonanza 10 anni fa. 2009 sembrava cosa impossibile. Io ricordo che partì da solo da Piazza Palazzo con la bolla e 6 cadetti della Guardia di Finanza. Era una situazione terribile, avevamo appena finito i puntellamenti. Ricordo le persone che ai lati della strada piangevano tutti, uomini, donne, noi, eccetera, eccetera. E adesso stavo pensando che in fondo, tranne la ricostruzione pubblica, ma quella privata, credo che la sfida si sia vinta. Adesso bisogna dare una stretta sull'idea di sviluppo economico, non tanto per l'Aquila, non tanto solo per l'Aquila, ma un progetto che coinvolga tutti gli altri comuni, perché stiamo andando incontro a una fase in cui avremo una grande qualità degli abitati, soprattutto quelli dei borghi e così via, ma se non diamo uno scatto di un'idea strategica di sviluppo, credo che ci saranno difficoltà. È un compito duro che ci è toccato, in questi 10 anni ce la siamo cavata abbastanza bene, considerando che siamo stati quelli che si sono dovuti inventare una terapia che non stava scritta da nessuna parte. Siamo stati purtroppo dei pionieri rispetto a una tragedia particolare. Adesso dobbiamo andare avanti e serve, secondo me, molto concordia, ma soprattutto anche riscoprire, e questo quando c'ero io un po' lo fomentavo, un dibattito che adesso vedo in difficoltà. Quando c'ero io c'era più un dibattito che adesso vedo un po' sopito. Conto su di voi, ad esempio, sugli organi di informazione, di andare a provocare e fare qualcosa. Grazie. Sono le 16.52, siamo in diretta, come avete visto nelle immagini è partito ormai il corteo da Palazzo Fibioni, il corteo del perdono, della bolla del perdono, e sta incolonnandosi lungo le vie del corso per transitare davanti a Piazza Duomo, davanti anche alla cattedrale della città. E a proposito della cattedrale, del Duomo, un discorso che avevamo interrotto poco fa, Angelo Di Nicola, ecco, resta questa ferita in una città che si sta ricostruendo con straordinarie bellezze ripescate e anche viste nuove per la prima volta, perché molti beni storici sono venuti fuori anche da ritrovamenti risalenti al precedente terremoto ancora. Quindi una città che sta offrendo un vero e proprio volto di museo a cielo aperto. Resta una ferita grande, ancora difficile da affrontare, perché ci sono ancora dei problemi, quella del Duomo di San Massimo, ed è questa probabilmente la chiave su cui si potrà un giorno innestare la data di rinascita vera di questa comunità, anche dal punto di vista religioso, e si ipotizza appunto la possibilità dell'arrivo del pontefice per veder rinascere il Duomo della città. Ma i telespettatori più attenti ricorderanno che lo scorso anno l'arcivescovo, il cardinale Petrocchi, insistette molto su questo punto,
e invitò calorosamente il Papa Francesco a presenziare alla posa della prima pietra della rinascita del Duomo. E dobbiamo purtroppo constatare che è passato un anno e non c'è stato nessun passo in avanti. Questo testimonia quanto la situazione sia complicata, quanto però simbolicamente fai bene a insistere sulla questione Duomo. È chiaro che lo scenario della perdonanza, lo scenario celestiniano è questo di Collemaggio, questo che vedete in queste immagini, quando le immagini inquadrano questa spianata, questo prato oggi verso la Basilica, che è decentrata rispetto alla città per volere proprio di Celestino V, è fantastico, però la cattedrale ha un suo senso veramente importante religiosamente e civicamente. Eppure, nonostante questo sforzo del Cardinale lo scorso anno e cercando di trovare il modo per sbloccare la situazione, non si è riusciti ancora a fare un passo avanti. Questo è un dato sicuramente negativo, che però è possibile recuperare, far ripartire la ricostruzione del Duomo, far ripartire la ricostruzione di alcune chiese, o almeno decidere cosa fare, perché la vicina, sempre del centro storico, chiesa stupenda di Santa Maria Paganica, della quale è rimasta soltanto il perimetro, dobbiamo decidere che cosa fare. Potrebbe essere, voglio dire, visto che il terremoto del 6 aprile ha smontato la ricostruzione del 1703, riportandola sostanzialmente a quella quattrocentesca, salvare questa parte quattrocentesca e magari fare una copertura provvisoria, una copertura in plessiglass. Io adesso sto parlando da ignorante, però sto parlando per dire che bisogna trovare una soluzione. Tu sottolineavi il museo a cielo aperto, questa è la sesta città italiana per numero di monumenti, significa che tra le più è in classifica, forse nelle top 10 del mondo, cioè siamo a livelli veramente importanti di presenze artistiche, delle quali le presenze ecclesiastiche sono un fatto fondamentale. La ricostruzione, come dicevi, hai fatto un'utile sintesi, Carmine, la ripartenza della ricostruzione del Duomo segnerà la definitiva rinascita di questa città, perché molto è stato fatto, ma purtroppo ancora molto c'è da fare. Eh sì, quello è l'esempio della ricostruzione pubblica che ha uno step di ritardo, che sta diventando uno step di anni di ritardo rispetto alla ricostruzione privata, che invece almeno nella parte centrale, nell'asse centrale della città, è ormai a buon punto, a ottimo punto. Riflessioni relative alla città, relative a questa ricorrenza, raccolte anche dal nostro Enrico Giancarli in occasione della partenza del corteo, un altro contributo proprio registrato poco fa con la parlamentare Stefania Pezzopane, parlamentare aquilana. Ascoltiamo. Onorevole Pezzopane, è un'edizione particolare questa della perdonanza, perché insomma siamo a 10 anni dal tragico evento del sisma. Come sta l'Aquila? L'Aquila ha superato una fase difficilissima che poteva essere letale. Io ricordo la perdonanza di 10 anni fa, quella perdonanza giocata tutta lì a Collemaggio, perché qua era tutto impraticabile. Ricordo la disperazione o il pianto. Oggi tutto questo ce lo siamo lasciato alle spalle. È vero che abbiamo ancora problemi da risolvere, ma questi 10 anni sono stati 10 anni di intenso lavoro, anche culturale, anche sociale, che ci ha portato oggi a questa condivisione. È una perdonanza molto condivisa. Ripeto, la città ha ancora bisogno di tanto, forse di troppo, ma abbiamo superato gli ostacoli più impraticabili e che sembravano impossibili da superare. Chiudo riprendendo un'affermazione che ha fatto lei, onorevole Pezzopane. Ha detto c'è ancora molto da fare. Mi dice, secondo lei, qual è la priorità per l'Aquila ora? La battaglia principale è quella sulle tasse. Le tasse che noi non possiamo permetterci di restituire, quelle sospese nel 2009. È la battaglia prioritaria, assieme ovviamente, ed è collegata ad essa, la battaglia per la ricrescita e la risollevazione di tutte le problematiche socio-economiche, il lavoro. In diretta, mentre scorrono le immagini della
bolla che viene fatta partire da Palazzo Fibbioni per attraversare tutte le vie del centro e poi raggiungere qui il piazzale di Collemaggio. Vedete gli sbandieratori che stazionano nella parte più ampia del corso, ormai la testa del corteo ha raggiunto Piazza Duomo e vedremo presto anche le immagini del Duomo di San Massimo, ancora appunto non ricostruito, ancora almeno esternamente sembra una chiesa normale, poi se uno gira l'angolo. Dentro assolutamente purtroppo è una foresta, quindi la situazione è veramente grave anche in relazione a molte delle opere d'arte che erano lì, gran parte per fortuna salvate e messe in sicurezza, però nella struttura è purtroppo molto molto danneggiata. Ecco, una piazza comunque che grazie anche alla ricostruzione delle Anime Sante, anche con il recente Giro d'Italia, con le immagini che abbiamo visto bellissime, ha avuto un colpo d'occhio straordinario, rappresenta appunto uno dei punti più identitari della città, un percorso, dicevo, che si concluderà qui, ecco, vedete le immagini spettacolari anch'esse relative al viale di Collemaggio davanti alla basilica, alla basilica di Santa Maria di Collemaggio. Cosa accadrà nel momento in cui verrà aperta la Porta Santa? Ci saranno i famosi tre rintocchi con l'ulivo dei Getsemani da parte del Monsignor Bertello, del Cardinale Bertello, e inizierà il Giubileo Aquilano. Ecco, il Giubileo Celestiniano, Angelo De Nicola, in cosa si differenzia rispetto al Giubileo che invece si svolge periodicamente per quanto riguarda la Chiesa Cattolica? Ce n'è stato uno straordinario due anni fa, ma quello della solidarietà. Ecco, ma in che cosa consiste l'indulgenza che venne fatta luclare da Pietro Celestino ben 725 anni fa? Allora, è la stessa cosa. Perché? Perché Celestino ha inventato il Giubileo. L'inventore del Giubileo non è Papa Bonifacio VIII, cioè il suo successore, bensì Celestino, che dice: venite all'Aquila, passate sotto la Porta Santa, ottenete tra il Vespri del 28 di agosto oggi e i Vespri del 29 domani e ottenete il perdono da tutti i peccati. Come vi ho detto, all'epoca bisognava lucrare questa indulgenza, Celestino la concede gratis, ma la concede fuori da Roma, cioè all'Aquila, in una città neonata, una città che è nata da 40-45 anni, che nemmeno poteva permettersi magari di ospitare questa straordinaria cerimonia di incoronazione, a cui assistono, secondo alcuni testimoni, 200.000 persone in questa spianata che è oggi il prato che vedete nelle immagini della spianata davanti Collemaggio. Che cosa accade? Che, come vi avevo detto prima, quando Bonifacio VIII cerca di annullare la bolla e non ci riesce perché è nelle mani della municipalità e non della Chiesa, che sennò avrebbe dovuto ridare, e succede che Bonifacio VIII, per riportare la centralità della Chiesa a Roma, inventa un giubileo che è già nato, cioè la perdonanza, cioè la bolla del perdono, e inventa il giubileo e passa alla storia, oltre che per lo scaffio da Nagni, per aver inventato il giubileo come Papa, Papa Bonifacio VIII, che nel marketing, è una parola forte che io uso, ma molto, diciamo, secondo me molto esplicativa, nel marketing della Chiesa nasce giubileo centenario, poi è diventato cinquantenario, cioè ogni 50 anni, oggi è venticinquennale, si parla di farlo diventare decennale e ogni tanto alcuni papi, come ha fatto Francesco I tre anni fa, lanciano dei giubilei straordinari, in questo caso l'ultimo, il giubileo della solidarietà, questo che è stato, della misericordia per essere precisi, che è stato lanciato alcuni anni fa. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è la stessa cosa. L'inventore del giubileo è Celestino e lo diciamo storia con i documenti alla mano, non è che lo rivendichiamo campanilisticamente come abruzzesi, è così. E invece Bonifacio VIII ha soltanto amplificato l'idea celestiniana portandola a quello che è ancora oggi il giubileo venticinquennale, che fra un po' vedrete diventerà decennale. Ecco, nel 1294 cosa c'era dove ora c'è la Basilica di Collemaggio? Com'era la città dell'Aquila? Tu hai scritto un libro, hai raccontato questa fantastica storia, questa, anche attraverso delle fonti molto documentate. Allora, l'Aquila nasce intorno alla metà del 1200, c'è questa data fatidica che sarebbe il 1254 sulla quale si discute, sul diploma si discute. Comunque, metà
metà del 1200, con questa federazione dei castelli qui intorno, 99 secondo la leggenda, che creano ex novo una città e la fanno diventare nel giro di un secolo e mezzo, nel 400, la seconda città del regno dopo Napoli, fortissima, potentissima all'interno di tutti i traffici, all'interno di una enorme ricchezza che è quella legata al commercio della lana, la presenza delle greggi, 5 milioni di pecore si è calcolato sull'altipiano di Campo Imperatore. Pensate un po', era un po' una specie di Fiat in quel momento la pastorizia in questo territorio, e anche con lo zafferano. Non è, qui dove dici tu che cosa c'era? Questa, la Basilica di Colle Maggio, si chiama così proprio dal luogo, perché era il Colle Madio, cioè la parola maggio col mese non c'entra nulla, c'entra con la parola madio, il Colle Maggio rispetto al colle principale dell'odierno centro storico dell'Aquila. Perché decentrata? Dove c'è la chiesa di Santa Maria Paganica. Esatto, Santa Maria Paganica, il Duomo, e tutto il centro storico dentro le mura, no? Noi siamo fuori dal centro storico, perché? Perché Celestino V, e tutto nasce nel 1274, quando va a fare un mitico viaggio in Francia, ci mette 6 mesi a piedi e muove le folle, già in quel momento Pietro dal Morrone, non è ancora Celestino ovviamente, di ritorno da questo mitico viaggio a Lione. Mentre se ne arriva per gli eremi della Maiella, si ferma su questo colle dove c'era qualcosa, un monastero? Probabile. Una costruzione fortificata come la torre che è preesistente della facciata testimonierebbe, può darsi, non lo sappiamo con precisione, ma si ferma qui e sogna la Vergine, la Madonna, che gli impone di costruire un tempio in suo onore. Ecco perché nasce sul Colle Madio, nel 1287 iniziano i lavori e guarda caso, che ci avesse già pensato che fosse un disegno, diciamo, dello Spirito Santo, se ci vogliamo credere o non credere, nel 1294, 7 anni dopo, qui in questa basilica, che non è quella che vediamo oggi, cioè era quella, ci hanno messo 80-90 anni per completarla, quindi era in nuce, era all'inizio, viene realizzata questa basilica che è in onore della Vergine Santa Maria di Collemaggio, per quel sogno, quell'ordine che Celestino V aveva avuto in Piero dal Morrone aveva avuto in sogno. Il prossimo capitolo di questo racconto lo regaleremo ai nostri telespettatori. Anch'io sono molto, molto avvinto dalle parole di Angelo De Nicola, che però intervalliamo con l'attualità, anche con le considerazioni relative ad oggi, con un nuovo contributo che ci viene proposto da Enrico Giancarli dalla partenza, ed è quello con l'assessore regionale Guido Quintino Liris, altro elemento di spicco insomma, del mondo delle istituzioni aquilane. Assessore Liris, è l'edizione numero 725 della Perdonanza. Io da aquilano vorrei fare un passo indietro, tornare all'edizione del 2009 dove c'erano tante lacrime, c'era tanta malinconia. Oggi? Oggi è cambiato tanto, non dico tutto, ma è cambiato tanto. Ricordo, non mi aspettavo questa domanda perché mi hai veramente spiazzato, mi hai fatto ricordare quella che fu quella Perdonanza. Il 2009 è stato per noi, eravamo nelle tendopoli, ma non rinunciammo alla visita della Basilica di Colle Maggio, e entrare in quella basilica e vedere il tetto scoperto, vedere le stelle da dentro la basilica, penso che è un'emozione, una giornata, sono stati dei secondi interminabili che ricordo ancora oggi nella mia mente, ma soprattutto nella mia pelle e nel mio cuore. Oggi è cambiato tantissimo, sono passati 10 anni, abbiamo versato tutte le lacrime possibili ed immaginabili, abbiamo sofferto, abbiamo creduto nella ricostruzione, non ce ne siamo andati, abbiamo convinto tanti amici, tante famiglie a non andare via, facendo scommettere loro sulla possibilità e sull'opportunità che potesse avere la nostra realtà di andare avanti. Ci abbiamo creduto innanzitutto noi, ci stiamo credendo ancora, ci hanno creduto tante famiglie che non se ne sono andate e altre che stanno tornando. Io sono orgoglioso di quello che sta esprimendo questa realtà, di quello che sta esprimendo anche a livello politico ed amministrativo. Si può fare tantissimo di più per far scommettere ancora meglio, ancora più fortemente la città e le energie più belle di questa città capoluogo, ma di tutto un territorio, anche del circondario, sul futuro di tutta una provincia, di tutto un entroterra, ma anche di tutta una regione. Oggi da assessore regionale io raccolgo la sfida a cui sono stato chiamato dagli elettori, che è quella di
costruire senza arrenderci mai, che gli incidenti di percorso possono essere dietro l'angolo, ci possono essere delle difficoltà, ma noi dobbiamo avere la forza, la caparbietà per superarli, soprattutto facendo delle proposte e dando una possibilità in particolar modo alle famiglie che sono rimaste qua e ai tanti giovani che hanno scommesso a livello di studio, a livello di lavoro sul futuro di questa terra. Però a 10 anni credo che il bilancio sia assolutamente positivo. Bene, siamo tornati in diretta, ma torniamo a fare un tuffo nella storia. Ci rituffiamo in quell'anno, il primo del 1294, il primo di questa avventura del Giubileo Celestiniano. La data scelta per l'apertura della Porta Santa e per la concessione dell'indulgenza non è una data casuale. Il 28 e il 29 soprattutto di agosto, che è il giorno in cui si può ottenere l'indulgenza, la decollazione di San Giovanni Battista. Qual è il legame con San Giovanni Battista? Siccome il conclave, 11 cardinali all'epoca, è bloccato da 2 anni, deve scappare da Roma per i tumulti del popolo romano che reclama il Vescovo di Roma, l'elezione del Vescovo di Roma, gli Orsini e i Colonna, queste due famiglie nobili romane, guerreggiano per avere il Papa, scappano a Perugia questi 11 cardinali e dopo 2 anni, illuminati dallo Spirito Santo, ripeto sempre, credere o non credere, eleggono questo fraticello in odore di santità, molto avanti con gli anni, che è Piero Dal Morrone. Questa elezione avviene a luglio, il 15 di luglio, quindi passa un periodo di tempo nel quale cercano di convincere Piero Dal Morrone, che non vuole accettare, lo convincono andando in pellegrinaggio nell'eremo di Sant'Onofrio, dove lui in quel momento si trovava, sopra sul Mona, lo convincono. Celestino V, Piero Dal Morrone, a questo punto non sceglie a caso, come dicevi tu, e individua la data del 29 di agosto, perché guardate, oggi nella modernità la data è il 28, perché, ma non è sbagliato, però la bolla dice tra i vespri del giorno prima 28, ma la data cardine è 29, tant'è che il 29 è stato utilmente inventato un corteo di rientro della bolla proprio per santificare questa data così importante, e sceglie la decollazione di San Giovanni Battista. Ora qui c'è tutto un ragionamento che viene fatto, è stato fatto da esperti di teologia, si parla di una conclusione della profezia di Gioacchino da Fiore, che aveva detto che dopo l'età del padre, Vecchio Testamento, e l'età del figlio, Nuovo Testamento, sarebbe arrivata la terza età, che non è quella dei pensionati ma è quella dello Spirito Santo, e guarda caso Celestino fonda l'ordine degli Celestini, che si chiamano gli spirituali, vuole riportare la Chiesa alla Ecclesia Spiritualis rispetto alla china di Ecclesia Carnalis che aveva preso. Quindi questa data è molto significativa e si collega a un ragionamento che Celestino V fa per riportare la Chiesa a quella che era, all'umiltà del Battista, del San Giovanni Battista, che viene, a cui viene tagliata la testa. Ecco, a proposito di umiltà, c'è da dire che questo è stato sempre il giubileo delle genti, anche dei poveri in qualche modo, perché all'epoca l'indulgenza poteva essere lucrata soltanto con enormi esborsi di denaro. Questo fu il primo giubileo, la prima indulgenza, fu il primo giubileo della storia, ma fu la prima volta che l'indulgenza venne data sostanzialmente gratuitamente dalla Chiesa. Qualcuno provocatoriamente, Carmine, ha detto che Celestino è stato un papa comunista, perché ha dato questa indulgenza ai poveri, a chi non poteva permetterselo, oppure a chi doveva andare in Terra Santa a combattere contro i musulmani e otteneva poi questo privilegio dell'indulgenza plenaria. Celestino V dice: non dovete andare in Terra Santa a combattere i musulmani, venite all'Aquila, quasi in una ricetta di turismo religioso, io lo chiamerei. Mi scuserete se alcune volte uso delle intemperanze, ma che sono legate anche a cercare di divulgare questo messaggio, a cercare di farlo capire erga omnes. E quindi questo è un gesto rivoluzionario, la concede a chi non poteva permetterselo, decentrando rispetto a Roma. Quindi l'interesse per i poveri, l'interesse per i deboli, l'interesse per la pace, perché attenzione che il perdono
è l'anticamera della pace. Il concetto è banale. Facciamo un esempio. Io e Carmine litighiamo. Impossibile, vista la sua signorilità. Ma se non ci perdoniamo reciprocamente nel dopo il litigio, la pace non la faremo mai. Amplificate questo discorso a musulmani e cristiani. Noi dovremmo perdonargli l'11 settembre. Loro ci dovrebbero perdonare tutte le crociate che gli abbiamo fatto nel corso dei secoli. È dura, Celestino va oltre e dice perdono, perdonatevi, vi concedo il perdono, anticamera della pace. Grazie, grazie. E ovviamente continueremo a sviluppare questo genere di considerazioni. Restiamo sulla attualità ancora con altre immagini dal corteo. Ecco, vedete, intanto si comincia a comporre con i gonfaloni delle tante città che partecipano al corteo stesso e che sono giunte non soltanto dalla provincia dell'Aquila ma anche da fuori regione, oltre che da fuori provincia. Le autorità civili, le autorità istituzionali, altro contributo di Enrico Giancarli, stavolta con il parlamentare, il senatore di Forza Italia, Nazario Pagano, già presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. Nazario Pagano, come le sembra che sta l'Aquila? Ma l'Aquila, come dire, dopo una fase di lentezza sembra abbia ripreso un po' il suo cammino. Stare qui in centro, vedere ancora i cantieri aperti è da un lato, come dire, un motivo di soddisfazione, dall'altro anche di preoccupazione, perché vuol dire che siamo ancora un po' indietro. Però l'Aquila è il nostro capoluogo di regione, è una città meravigliosa, tornerà a splendere come un tempo. Quale deve essere la priorità secondo lei adesso? Ma parliamo dell'Aquila? Beh, è ovvio che qui c'è un problema che riguarda innanzitutto gli edifici pubblici e quindi bisogna dare un'accelerazione su quelli, perché la centralità della città dell'Aquila rispetto anche alla regione Abruzzo è dovuta soprattutto alle sedi istituzionali che sono qui, quindi bisogna necessariamente, dopo 10 anni dal terremoto, bisogna fare in modo che siano operative le sedi istituzionali, quindi dal comune alla Camera di Commercio, tutto ciò che è necessario. Per la regione finalmente siamo a posto, abbiamo inaugurato, c'è stata una certa speditezza, devo dire con un pizzico di soddisfazione. Tutto partì quando io ero presidente del Consiglio regionale, ma non è stato un merito mio, diciamo che il merito è solo per il fatto che bisogna accelerare un po'. E poi le periferie, so che le periferie rispetto anche alla città dell'Aquila, le frazioni per intenderci, sono ancora molto indietro. Questa è la lamentazione che mi arriva. Siamo tornati in diretta in questa alternanza, insomma, tra commenti che abbiamo registrato alla partenza del corteo, insomma, noi che siamo qui all'arrivo della prima parte del corteo stesso, che si è già sistemato, insomma, sul piazzale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, e anche con considerazioni che per ora tornano sull'attualità di questo evento per la città dell'Aquila. Evento che giunge quest'anno, oltre che nel decennale del sisma, anche in un contesto di rinascita vera della città dal punto di vista dell'offerta turistica e degli eventi. Mai come quest'anno, Angelo, tu sei un cronista, con il tuo giornale segui la vita della città quotidianamente, insomma, si è registrato un forte numero di presenze anche in occasione degli eventi primaverili, anche in occasione di eventi che inventati per la prima volta poi sono stati fatti propri dalla città, come i famosi venerdì. Insomma, una città che torna a vivere, che torna a essere davvero il proprio museo a cielo aperto, tra i più belli non soltanto d'Italia, anche una meta turistica. Ecco, cosa manca alla città in questa voglia che ha di farsi scoprire e riscoprire per diventare davvero quello che merita, vale a dire uno dei punti più rilevanti nei percorsi turistici internazionali? Ma hai notato un passaggio importante che per certi versi ci ha anche sorpreso
dico sorpreso come aquilani, c'è un grandissimo interesse che c'è stato per il decennale. Il decennale ha suscitato nel paese e non solo un interesse importante, probabilmente perché questo modello L'Aquila, tanto vituperato nel corso, cioè in diretta quando c'eravamo, si sta invece dimostrando un modello significativo di ricostruzione, di utilizzo dei tanti fondi che sono stati stanziati per la ricostruzione di questa città. E se fate il parallelo con il destino che ha avuto Amatrice, di cui abbiamo festeggiato, tra virgolette festeggiato, i 3 anni il 24 agosto scorso, si fa un parallelo veramente, tragico, perché Amatrice è ancora lì. È ancora lì che bisogna che la ricostruzione ricominci. Quindi la situazione, c'è stato un grandissimo interesse e sta suscitando sempre più una voglia di vedere questa città, di non vedere le macerie ma di vederla nella ricostruzione e anche nelle sue semplificazioni storiche come questa della Perdonanza. Una città da vivere luogo per luogo, bene culturale per bene culturale. A tal proposito Enrico Giancarli ci porta dalla partenza il contributo con il sottosegretario al MIBAC, che è un abruzzese, Gianluca Vacca, da lui intercettato poco fa. Sentiamo. Onorevole sottosegretario Vacca, in rappresentanza del governo, questa è un'edizione molto importante della Perdonanza, 10 anni fa il sisma. Come sta l'Aquila? L'Aquila sta bene, sta rinascendo, è rinata ma sta rinascendo. Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare sul tema della ricostruzione, ma già si possono vedere le meraviglie, si possono ammirare le meraviglie di questa città che si sta ricostruendo. Abbiamo fatto tanto in questi mesi sul tema della ricostruzione, anche per quanto riguarda appunto la ricostruzione dei beni culturali, c'è ancora molto da fare. Ci auguriamo che il prossimo governo ovviamente possa continuare lo straordinario lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e quindi avviare quella che noi abbiamo definito la fase finale della ricostruzione. Mi rifaccio proprio a questa sua affermazione, lei ha detto c'è ancora molto da fare, mi sa dire secondo lei qual è la priorità ora per l'Aquila? La priorità per l'Aquila è lavorare appunto sulla ricostruzione, accelerare la ricostruzione materiale, quindi ovviamente la ricostruzione fisica dei palazzi e del nostro patrimonio culturale, ma anche lavorare sulla ricostruzione sociale, che probabilmente è ancora più difficile, perché bisogna ricostruire un tessuto sociale, bisogna riportare i cittadini a vivere il centro storico dell'Aquila. Insomma, c'è molto da fare, bisogna anche portare l'Aquila all'attenzione dell'Italia e del mondo intero, perché io quando sono andato all'estero a parlare con gli altri rappresentanti del governo degli altri paesi a parlare dell'Aquila, tutti quanti conoscono l'Aquila, sanno quanto è bella, e quindi c'è fame dell'Aquila, c'è fame di luoghi belli italiani, e l'Aquila e l'Abruzzo in generale sicuramente è uno di quei posti che può dare ancora tanto per quanto riguarda la valorizzazione del nostro territorio. Le chiedo un'ultima cosa, perché è un tema centrale qui all'Aquila, la restituzione delle tasse sospese nel periodo del terremoto, lei come la pensa? Là bisogna lavorare, abbiamo già lavorato, abbiamo fatto in modo di prorogare ovviamente la sospensione, c'è un'interlocuzione con l'Unione Europea che sta andando avanti e adesso è un tema che dovrà affrontare sicuramente il prossimo governo, sperando che ci sia appunto un governo nell'immediato futuro. Allora, abbiamo sentito il sottosegretario al MIBAC Gianluca Vacca, che appunto fa parte del governo che incarica fino alle prossime ore, mi pare di capire, perché ci sono, mentre andiamo in onda ovviamente, fatti non possiamo non citare, relativi ai nuovi assetti di governo, che però potrebbero nuovamente essere favorevoli a un sottosegretario abruzzese che peraltro ha operato in sinergia con le autorità della città. Ecco, inevitabile a 10 anni dal sisma, con te Angelo, fare un punto sulla ricostruzione e soprattutto sul da farsi ancora rispetto a un modello che comunque, come dicevi precedentemente, ha finalmente ingranato, anzi può essere in qualche modo un esempio per altre situazioni che invece sono più recenti ma ancora molto di là dall'essere impostate in maniera virtuosa. Sì, va detto che il sottosegretario Vacca è stato molto presente in città sulla questione dei beni, della ricostruzione dei beni, sulle strategie, sul drenaggio dei finanziamenti, sulla possibilità di far ripartire tutta una serie di monumenti. Questo ovviamente va detto e speriamo che questo ragionamento ora non si interrompa per cambi, mentre vedo che la pioggia... Purtroppo, parlavi di drenaggio, appena hai detto drenaggio. La pioggia aumenta, ma di solito Celestino ci ha sempre messo una pezza.
certezza su queste questioni. Sì. Quindi siamo abbastanza ottimisti che per l'arrivo della bolla possiamo stare tranquilli per l'apertura della Porta Santa. Almeno non è mai capitato che per ragioni diciamo climatiche ci siano stati problemi. C'è sempre stato qualche piccolo temporale o piccola, però poi siamo andati avanti. Dicevo che il modello è un modello che ha dato buoni frutti, ha dato ottimi frutti. La ricostruzione non è assolutamente completata, basti pensare, ne abbiamo parlato, che manca da ricostruire all'Aquila la cattedrale come simbolo di una, ma anche il comune, il municipio, Palazzo Margherita purtroppo è ancora lì, e forse la scuola di Amicis, quella tutta puntellata, quella per la quale alcune cantanti che torneranno domani sera, come la Fiorella Mannoia in questo concerto, che hanno raccolto dei fondi, purtroppo è ancora lì tra ricorsi e controricorsi. Pensate che i soldi ci sono ma i lavori ancora non partono, quindi è una situazione che ancora va, la ricostruzione va ancora fatta, ma moltissimo è stato fatto. Manca soprattutto l'avvio virtuoso di un progetto di ricostruzione delle frazioni. I centri storici delle frazioni sono, la ricostruzione è molto lontana da venire. Se ne sta parlando proprio in questi tempi, perché è giusto che questi borghi così belli e così importanti, che hanno fatto la storia di questo territorio, possano avere una chance per il loro futuro. Certo, le aree interne, che è un problema complessivo della nostra regione, è un problema veramente difficile, mancano servizi, mancano opportunità di lavoro per giovani che non rimangono come facevano una volta nelle loro zone, nei loro paesi natii. Però questa potrebbe essere l'occasione per rilanciare i borghi, i centri storici dei borghi, e magari farne un bel circuito per tutti il nostro Abruzzo. E a proposito di giovani, eccoli qui, i due protagonisti del corteo, la dama della bolla Sara Luce Cruciani e il giovane signore Federico Vitturini. Con le immagini di questi due personaggi, ripeto, centrali, e mai centrali come quest'anno, anche nella loro identità, vi proponiamo l'ultimo contributo registrato alla partenza dal nostro Enrico Giancarli, perché poi parleremo lungamente mentre vediamo anche la fiaccola celestiniana che sta raggiungendo il fuoco del Morrone che sta raggiungendo la Basilica sotto l'acqua. Ma c'è un contributo mandiamo assolutamente in questo momento, che è quello del presidente della nostra regione, Marco Marsiglio. Eccoci direttore con il presidente della regione Marsiglio. È la sua prima edizione della perdonanza da presidente, mi dice subito un po' le sue sensazioni. Prima partecipazione da presidente, sicuramente un'emozione molto profonda, peraltro ricordando di aver vissuto questa tradizione prima da semplice cittadino, poi da parlamentare in diverse occasioni. Lo scorso anno come senatore ho partecipato al corteo, però certo stare qui a rappresentare tutta la regione Abruzzo e l'istituzione è una sensazione molto particolare e molto profonda, e quindi la vivo con una particolare emozione. Da presidente della regione, come sta l'Aquila secondo lei a 10 anni dal terremoto? Certo, a 10 anni dal terremoto, come dire, avremmo tutti voluto vederla già completamente restaurata e rinata, questo non lo nego, ed è una sensazione ovvia e diffusa da tutti. Però devo anche ricordare che le persone più responsabili e avvertite nei primissimi giorni dopo il sisma, quando vennero qui a prendere contatto della devastazione che aveva subito questa città, dissero chiaramente che 10 anni non sarebbero bastati per ricostruire la città. Questo non ci assolve, diciamo, da colpe e responsabilità o da ritardi che devono essere sanati, e stiamo lavorando duramente per migliorare tutta la normativa, anche in una continua, come dire, trattativa e contesa con gli organi nazionali. Ieri, a proposito del sisma 2016, abbiamo ottenuto un importante passo avanti, il riconoscimento per l'Abruzzo, che per l'altra ricostruzione del terremoto del centro Italia ha subito in questi anni una penalizzazione di risorse, perché è stato sottovalutato nel peso reale dei danni ricevuti, e ieri siamo riusciti, almeno nella distribuzione del personale, a raddrizzare un po' questa vicenda. Quindi noi siamo all'opera e impegnati per fare in modo che le procedure della ricostruzione e la distribuzione e l'erogazione dei fondi possa essere sempre più efficiente e sempre più veloce. Chiedo un'ultima cosa, le chiedo, la perdonanza è un momento di aggregazione per tutti gli aquilani.
Gli aquilani però vogliono delle risposte per il futuro. Come governo della regione, quale deve essere la priorità secondo lei per la ricostruzione da adesso in poi? Beh, adesso la priorità è quella della ricostruzione pubblica, che è la parte che è rimasta più drammaticamente ferma. Abbiamo chiesto e accolto di buon grado la presenza del presidente Mattarella al prossimo 16 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico, anche per dare un segnale, un impulso a questa parte della ricostruzione, ottenendo dal Ministero nuovo personale per fare le pratiche che servono per ricostruire le scuole, che oggi, va anche detto, non è che sono rimaste ferme perché qualcuno ci dorme sopra. Purtroppo la normativa è tale che per fare una scuola ci servono 65 passaggi amministrativi, tra progettazioni di diverso livello, validazioni, autorizzazioni, nulla osta, conferenze di servizi, e questo è chiaro che è fatto spesso con il personale più o meno ordinario, senza particolari rafforzamenti degli uffici, rende di fatto impossibile raggiungere l'obiettivo nei tempi dovuti e attesi dai cittadini. 16 settembre Mattarella, lo confermo. 16 settembre Mattarella con l'apertura dell'anno scolastico. Storici medievali, Virtus Sagitte dell'Aquila. Il gruppo storico La Torre dell'Aquila di Celano, il gruppo storico delle danze antiche Accademia delle Muse, il gruppo storico Prologo di Paganica ed ancora ospiti il gruppo storico di Antrodoco. Allora, siamo tornati in diretta dopo le parole del governatore Marco Marsilio. C'è un po' di pioggia, come vedete anche dagli ombrelli, la dama è riparata giustamente da un ombrello. Con la bolla del perdono. Questa figura di una ragazza, Sara Luce Cruciani, e di un ragazzo, Federico Vittorini, quest'anno ovviamente nel decennale ha un significato davvero intenso, intenso perché rappresenta, Angelo, una generazione che ha vissuto nell'infanzia quasi, a cui l'infanzia è stata praticamente condizionata dal sisma, e che ora rappresenta la speranza per la rinascita di questa città e della sua vita civile e sociale. Ecco, condividi questa scelta dei due ragazzi? So che tu da cronista hai seguito anche le loro storie, una in particolare. Assolutamente condivido la scelta, perché sempre in un'ottica di dare un'idea, di dare un significato alla scelta che viene fatta. Ricorderete che è stata scelta l'anno scorso la protopapa, questa atleta disabile che vive dalle nostre parti, molto significativamente. Fu scelta una dama che aveva una disabilità, era sordomuta, fu scelta una dama di colore. Quest'anno invece viene scelta una ragazza e un ragazzo come Giovin Signore, che purtroppo, come dicevi, hanno avuto la vita segnata. Io non so se avete la possibilità di trovare la foto di questa foto storica dalla regia, che sarebbe interessante far rivedere drammaticamente, che è stata la foto simbolo. Eccola qui, guardate che drammaticità di sguardi. Quella bambina che vedete lì all'ospedale dell'Aquila la mattina del 6 aprile è la dama della bolla oggi, vicino alla madre Stefania Faraone, la quale in un'intervista che ha rilasciato in occasione del decennale scorso, a marzo, il 31 marzo, ha detto: eppure io in quello sguardo ero felice. Felice perché ero salva, perché avevo la mia bambina vicino a me salva, perché eravamo usciti da una situazione drammatica in centro storico. Sono dichiarazioni molto forti, e questa scelta di questa bambina oggi quasi diciottenne, perché ha 17 anni, e tra l'altro rappresenta un record, perché è la prima volta dall'83 ad oggi, anzi dall'85, poi magari spiegheremo perché 85, che la dama della bolla viene interpretata da una ragazza non maggiorenne, e quindi ha anche un piccolo ruolo. Federico Vittorini ha avuto in sorte di perdere la madre e la sorellina. Il padre, che è uno dei leader del comitato delle vittime del terremoto, il chirurgo
Vincenzo Vittorini e si salva in questo crollo. Lui era in gita scolastica e quindi si è sentito doppiamente colpito da questa tragedia immane che lo ha colpito in via Sturzo, uno dei posti, dei luoghi della tragedia del centro storico, del nostro centro storico. Quindi una scelta molto significativa che rende onore al decennale e rende onore, come hai detto però con la parola giusta, a Rinascita, perché sono le dichiarazioni di questi due ragazzi che vogliono guardare al futuro, che reinterpretano con grande onore il ruolo della dama della bolla. Tutte le ragazze dell'Aquila vorrebbero fare la dama della bolla, e questa ragazza lo ha detto: io guardavo questo corteo ammirata e vedevo queste ragazze in costume, soprattutto la dama della bolla. Dice: mi tocca in sorte, per una sfortuna, quella del terremoto, di essere stata simbolo di un terremoto. Adesso mi tocca, tra virgolette, la fortuna di interpretare la Rinascita. Una bella cosa. Ecco, Angelo, adesso abbiamo uno dei momenti a cui facciamo già riferimento prima, più importanti del corteo, perché siamo proprio davanti a San Massimo. Ecco, cosa sta accadendo in questo momento? Vediamo anche il cardinale Petrocchi che attende il passaggio del corteo. Ecco, questo è quello che dicevamo prima, viene semplificato. Il comune organizza il corteo e organizza la rievocazione della perdonanza ed invita a partecipare la curia, che viene imbarcata dove la curia sede, cioè in Piazza Duomo. Peraltro il palazzo della curia si sta è quasi pronto, stanno andando molto avanti i lavori rispetto invece all'attigua cattedrale, e questo è il momento decisivo. Cioè il comune organizza, il comune porta la bolla, purtroppo sta piovendo, sì, particolarmente forte, vedete nelle immagini c'è questa pioggia insistente ed è un peccato, ma speriamo che possa esserci un, tra virgolette, miracolo celestiniano, come sempre è avvenuto. In quel momento quindi, e vedete significativamente che a Piazza Duomo piove di meno rispetto a quanto sta piovendo qui, sono circa 800 metri, 850-900 metri. Sì, ci sono anche delle aree di sole sulla città in questo momento. Quindi come vedete siamo un po' singolari, quindi. E quindi viene imbarcato l'arcivescovo, viene imbarcata significativamente la curia, la chiesa, in questo momento, cioè da Palazzo Fibbioni fatto il corso e fatta la parte verso il basso, cosiddetta piedi piazza, perché è ai piedi della piazza, e viene in questo momento imbarcato l'arcivescovo e tutta la curia e tutta la gerarchia della curia aquilana. E questo è il significato. Noi organizziamo, ma ovviamente essendo un atto religioso, la concessione del perdono, ti invitiamo a partecipare. Adesso il cardinale si aggregherà dopo il sindaco. Dopo il sindaco viene il cardinale e in questo caso si mette accanto, vedete che c'è un momento importante, accanto al sindaco Biondi con la fascia, il cardinale Giuseppe Petrocchi, e viene protetto dall'addetto stampa, il nostro interfaccia in curia, che è Don Claudio Tracanna, che lo sta coprendo con l'ombrello. Ricorderete le grandi polemiche che ci furono con chi reggeva gli ombrelli, mi pare che in questo caso sia assolutamente giustificato. Anche perché il cardinale l'ombrello se lo regge da solo. Adesso vedete c'è un gesto veramente democratico, che ognuno si regge il suo. E a proposito della città dell'Aquila, un altro contributo registrato dal nostro collega Enrico Giancarli con un rappresentante dell'amministrazione civica, l'assessore Carla Mannetti. Sentiamo. Assessore Carla Mannetti, a 10 anni dal terremoto questa è un'edizione particolare per la perdonanza. Sì, un'edizione particolare, molto partecipata, e questa cosa ha fatto molto piacere all'amministrazione comunale. E abbiamo fatto sfilare per la prima volta il nuovo gonfalone che è stato realizzato in occasione del decennale del sisma, e la Polizia Municipale insomma ha dato un segnale importante sia per questo gonfalone sia perché abbiamo pure predisposto delle nuove divise, le divise proprio per il cerimoniale, e di questo sono contenta in quanto assessore alla Polizia Municipale. Da Aquilana invece, come sta l'Aquila? Da Aquilana l'Aquila sta andando bene, e sta crescendo, la ricostruzione va avanti, e ci sono i soliti problemi per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, però le cose vanno, noi siamo contenti perché la città sta riprendendo vigore, vita. Ieri sera sinceramente l'Aquila era piena, gremita di gente, di aquilani, anche di turisti, ma soprattutto di aquilani, e noi ci siamo commossi, tutta l'amministrazione, nel vedere questa partecipazione dei cittadini, questa voglia di riapprovarsi della città, e quindi la Rinascita c'è e va avanti.
Siamo tornati in diretta, come vedete anche dalle immagini si cerca anche un po' di accelerare il passo sul corteo. In caso di pioggia, Angelo, cosa prevede il programma di una manifestazione che solitamente insomma, ha pochi sconvolgimenti rispetto alla situazione meteo? Probabilmente sarà più breve la parte religiosa sul sagrato e sarà un po' più trasferita all'interno della chiesa quando arriveranno qui. Non è mai capitato che il corteo sia stato interrotto da eventi atmosferici, in questo caso dalla pioggia, e non so però dirti che cosa potrebbe accadere sul sagrato, anche per ragioni un po' così di opportunità. Potrebbe anche essere, vista la disponibilità della basilica, di fare la cerimonia, di tenere la messa che inizia l'apertura della porta, dopo l'apertura della porta santa, che inizia, diciamo, il giubileo delle 24 ore, di farla all'interno. Credo che questo lo decideranno quando sarà arrivata la bolla sul sagrato. Sai che se Celestino ti ha sentito, io non vedo più pioggia. Io ve l'avevo detto, quindi diciamo che anche la chierica incipiente mi sta dando anche dei collegamenti diretti con il nostro Celestino. Scherzo, però storicamente non è mai avvenuto in queste ultime edizioni della Perdonanza Moderna che ci sia stata un'interruzione, e credo che si vada avanti ad oltranza. Avete visto che la dama e il giovin signore sono protetti da qualche persona della Protezione Civile, sono protetti perché hanno entrambi le mani occupate, e sarebbe anche scorrendo. Ma qui a Collemaggio non piove più, vedete, ci sono pochissimi ombrelli. Pochissimi ombrelli, anche noi che eravamo riparati, adesso vediamo se non sentiamo più la pioggia, quindi effettivamente potrebbe esserci questa miracolosa apertura dei cieli che fa gridare ogni volta al miracolo celestiniano. Allora, perché succedeva spesso che veniva lo scroscione poco prima della partenza. Questo è successo spesso, perché questo è il periodo, e tra l'altro tutta questa perdonanza è stata un po' sacrificata da questa pioggia che va e viene, però finora non ha mai impedito gli eventi. Allora, facendo gli scongiuri anche a nome dei nostri tecnici, ai quali va un ringraziamento doppio, perché fanno i miracoli anche a mandarci in onda in condizioni non semplici, a partire da Andrea Di Fabio e Alberto Capo, con Donatello Ricci e naturalmente Enrico Giancarli, che è al lavoro anche in questi minuti. Anzi, a proposito di Enrico Giancarli, un altro contributo da lui registrato, quello con Giovanni Lolli, ex vicepresidente della regione, anche lui aquilano. Eccoci direttore, sempre da Collemaggio, siamo ora con Giovanni Lolli. Insomma, io parlo all'aquilano Giovanni Lolli per capire un po' com'è questa edizione, che è particolare perché 10 anni fa era la prima post terremoto. Sì, io devo dire sinceramente che questa edizione mi ha colpito molto. Perché? E ho fatto anche i miei complimenti, soprattutto al direttore che l'ha organizzata, ma anche all'amministrazione, perché finalmente non è solo per gli aquilani, cosa pure essenziale naturalmente, ma è per la prima volta veramente attrattiva. Trovo tanta gente che è venuta per l'occasione da fuori. Io sono abbastanza impressionato non solo dal corteo, ma anche da queste giornate. Poi la gente viene e trova una città diversa da quella che pensa di trovare. C'è una città che c'ha ancora tanti problemi, ma che in grazia di Dio è ripartita. E quindi io trovo questa occasione come un'occasione bella. Veramente mi sento confortato. Naturalmente rimangono tutti i problemi, rimangono le questioni di cui ancora bisogna occuparsi, però il pezzo di strada che è stato fatto è un pezzo di strada che si può valutare. Quanto manca Giovanni Lolli perché sia tutto a posto qui? Me lo chiederà a me, che ancora non rientro a casa mia, quindi sono il meno adatto, ma manca. Purtroppo soprattutto la ricostruzione pubblica, con le regole, con le norme complesse che ci sono, fa fatica. Solo che insomma si vede finalmente come questa città diventerà, si vede. È bella? Bella? Diventerà bella? Siamo di parte noi. Sì, non la possiamo dire, è fantastica. Però io approfitto e chiudo della presenza di Giovanni Lolli per fare un po' la domanda che ho fatto a tanti suoi colleghi. La priorità adesso, Giovanni Lolli, c'è chi parla di tasse, c'è chi parla di ricostruzione, per tasse intendo non restituire quelle sospese tanti anni fa. Qual è la priorità secondo Giovanni Lolli? La priorità è la vita dentro la città, quindi il lavoro. La vicenda delle tasse è decisiva, perché se non riusciamo a sterilizzare questo rischio, arriva una botta per l'economia aquilana micidiale. L'economia aquilana si sta riprendendo con fatica, si sta riprendendo, ed è il momento in cui è necessario quindi sostenere questa economia che sta riprendendo, perché quello che manca oggi all'Aquila è il lavoro.
questo è ancora la cosa da affrontare seriamente. Bene, siamo tornati in diretta, è tornato anche, non dico il sole, ma comunque il sereno, non piove più qui nel piazzale di Collemaggio. Abbiamo visto prima anche la dama e il giovine signore senza ombrelli, erano nella parte conclusiva del corso, prima di svoltare all'angolo di Palazzo dell'Emiciclo nella Villa Comunale, proprio per imboccare il viale di Collemaggio, che insomma viene percorso a ritmo un po' più spedito dai figuranti per la conclusione del corteo della, della bolla. Allora, è il momento prima poi di cedere la linea anche al palco, perché sentiremo anche insomma, la lettura della bolla, insomma, la parte più intensa di questa cerimonia, di andare all'altro grande tema di questo nostro colloquio, Angelo, perché io vorrei sentirti sulla, sulla questione del riconoscimento UNESCO. Questa mattina abbiamo avuto anche ai microfoni del nostro telegiornale in collegamento diretto il collega Massimo Alesi, che è il portavoce del Comitato per Donanza, che ha fatto un po' le fila, soprattutto la giornata di ieri, in cui si è sostanzialmente arricchito il dossier della candidatura aquilana, con un forte coinvolgimento di tutte le associazioni e i soggetti che in questi 40 anni hanno dato vita alla per Donanza nelle forme che oggi conosciamo e che oggi si candidano a diventare patrimonio immateriale dell'umanità. Alesi ha anche detto, proprio nel nostro TG, che potrebbero esserci anticipazioni rispetto a un verdetto che arriverà a fine anno già nel prossimo mese di ottobre, e che in città, proprio in questi giorni, in queste ore, ci sono tanti, anche ovviamente in incognito, osservatori dell'UNESCO. Ecco, tu hai seguito sempre questa vicenda nei suoi momenti di grande ottimismo e di quelli di depressione. In che momento, in che fase siamo, Angelo, adesso? Io, tra l'altro, proprio con Rete 8, la collega Gianforte mi ha intervistato qualche tempo fa su questa questione, e io su questo non vorrei essere l'uccello del malaugurio e portare un po' sfortuna, però sto lanciando da tempo un allarme su questa questione, perché purtroppo potremmo, voglio essere smentito, vorrò essere smentito, sarà il primo ad essere contento, ma purtroppo potremmo andare incontro a una cocente e anche molto significativa sconfitta in questo senso. La perdonanza è già al terzo esame, sono già due volte che per un motivo e per un altro la Commissione UNESCO rinvia, una prima volta voleva bocciare, poi insomma si riuscì a strappare un rinvio, e se vi ricordate fu promossa la pizza napoletana, perché c'è questa tendenza soprattutto a promuovere l'enogastronomia, mo l'uva di Pantelleria, adesso si vuole proporre il pesto di Genova, che chiaramente, con tutto il rispetto, però insomma siamo su due piani completamente diversi. È chiaro che però l'enogastronomia ha un suo ritorno economico molto significativo. La questione sta così, che questo terzo rinvio va ad incrociarsi maledettamente con un'altra proposta che fa l'Italia, e cioè quella del riconoscimento per la transumanza, fattore fondamentale, decisivo, ne abbiamo parlato prima. Noi veniamo da quell'economia, dall'economia delle greggi, della lana, dei pastori, quella è stata la nostra forza nel 400. Questa proposta della transumanza viene fatta all'UNESCO come patrimonio dell'umanità dall'Italia, insieme, si chiama proposta transnazionale, insieme alla Grecia e all'Austria, quindi è una proposta molto forte, molto più forte rispetto a quella nazionale della perdonanza. Tra l'altro c'è anche questa suffisso zanza che rischia anche di creare confusione. Una certa confusione. Sicché, che cosa potrebbe succedere? Ripeto, speriamo di no. Che dovendo esaminare due proposte italiane, ovviamente si andrà a privilegiare, viste le già due sostanziali bocciature o comunque no, precedenti non promozioni, a privilegiare quella transnazionale e a lasciare da parte, perché l'Italia non potrà fare l'assopigliatutto nella riunione che si terrà in Colombia. Con quale conseguenza? Che nella transumanza, come purtroppo è successo nonostante gli allarmi, tra cui il mio, lanciati da più parti, non siamo presenti. Cioè l'Abruzzo, l'Aquilano, che è la stazione partente o arrivante della transumanza rispetto alla Puglia, è fuori dal dossier che è stato curato dall'Università del Molise, che molto gelosamente si è tenuto il malloppo per sé, e siamo fuori da questo ragionamento, quindi rischiamo di non avere la perdonanza e di non essere presenti nella transumanza. Purtroppo di questo nessuno si è voluto occupare, siamo arrivati un po' così, un po' alla sparame in petto, dico io, a questa riunione in Colombia.
Quindi io spero che l'ottimismo di Alesi e del Comitato della Perdonanza e di questo convegno che si è tenuto ieri con il Bibact, che ha rinnovato, insomma, non dico un ottimismo, però ha detto ce la possiamo fare. Io spero di essere smentito come altri che tengono questa posizione analoga alla mia e che le cose vadano bene. Certo, prendere tutte e due sarebbe fantastico, perché magari potremmo recuperare il terreno perso nei confronti della transumanza, perché se c'è una protagonista nella transumanza, quella è l'Abruzzo, no? Possiamo citare D'Annunzio, no? Possiamo citare chiunque si è riferito alla cultura della pastorizia che è stata decisiva in questa nostra regione. Insomma, non sono ottimista, però io spero, incrocio le dita, che possa essere smentito. Ecco, ma qual è il punto di forza di questa candidatura, di questo progetto? Cioè il motivo per il quale il mondo dovrebbe cogliere il valore immateriale della perdonanza celestiniana? L'unicità, l'hai citato prima tu, è un fatto unico che una bolla papale sia di proprietà di un municipio che organizza dal 1983 questo ambaradan qui che stiamo vedendo con immagini fantastiche su questa basilica, su questo corteo, sulla partecipazione popolare. Avete sentito un elenco lunghissimo di comuni e di associazioni e che partecipano a questo, perché con orgoglio si partecipa alla rivoluzione che Celestino ha lanciato con questa bolla. Quindi il fatto c'è. Il problema è purtroppo che si innesta con la religione cristiana, perché l'UNESCO, che è multireligioso, non vuole che con la faccenda del corteo, della proprietà morale e materiale della bolla passi un discorso religioso, perché in effetti è è il massimo della cristianità, la concessione del perdono con l'indulgenza, con il giubileo. Quindi c'è questo contrasto che secondo me è insanabile. Però io ritengo, e qui su questo voglio essere ottimista, che comunque questa candidatura ci abbia fatto bene. Cioè non siamo secondi a nessuno, possiamo aspirare addirittura al riconoscimento UNESCO. Se arriva, come è accaduto con Matera, che ha svoltato, era la città dei poveri, era la città delle fogne che scorrevano per strada ancora nella modernità, oggi è la capitale italiana della cultura e si sta lanciando nel mondo anche grazie a operazioni come quella di Mel Gibson, che lì ci gira, su quei sassi ci gira la passione di Cristo e la lancia in tutto il mondo. Ecco, potremmo trovare delle strade anche noi, dovremmo lavorarci, ma potremmo trovarle. Mi viene in mente, che ne so, l'avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone. Io so che Martin Scorsese è dietro i diritti dell'avventura di un povero cristiano e sarebbe veramente fantastico che il sistema Hollywood si interessasse di questo fraticello che è riuscito a fare una rivoluzione. E che certo qui troverebbe un set naturale di assoluta rilevanza. Assolutamente sì, la Basilica di Collemaggio è unica al mondo, anche qui è un'unicità, non ne esistono altre, e tutto quello che poi viene rappresentato nella sesta città italiana per numero di monumenti, e con dei borghi qui intorno, vogliamo citare Calascio, uno dei dieci castelli più belli del mondo, l'hanno detto gli americani, non l'abbiamo detto noi. Bene, ora un altro intervento registrato con il collega Enrico Giancarli, il quale si è ora riposizionato sul piazzale perché il tempo è migliorato. Intanto sentiamo l'ultimo contributo registrato, che è quello con il senatore del Collegio dell'Aquila, Gaetano Quagliariello, anche egli presente in veste istituzionale qui al corteo. Senatore Quagliariello, all'Aquila per questa edizione speciale e particolare della perdonanza, che sensazioni ha provato durante il corteo? Ma quelle che si provano ogni anno, è un rito, ma è anche un pezzo di radice. Ovviamente tutto questo è diventato più importante negli ultimi 10 anni e questa perdonanza è una perdonanza di transizione. Chiude il primo decennio nel quale la città ha resistito, anche grazie a queste radici, e apre il periodo nel quale tutto ciò si dovrà concludere. Alle nostre spalle uno dei simboli dell'Aquila, la Basilica di Collemaggio, che effetto le fa? Ma è sempre un effetto eccezionale, perché uno deve pensare che cosa significa questa basilica. Quando un eremita fu scelto e scese dal suo monte, e ci fu un
corteo che fu in qualche modo il primo cammino della storia, ora vanno insomma tra virgolette di moda, e arrivò fin qui. E in realtà inaugurò quel giubileo che poi è diventato una istituzione della Chiesa e una istituzione dell'umanità. Ed è questa basilica e questo avvenimento quello che lega maggiormente la città dell'Aquila a una civiltà e ne fa un caposaldo di una civiltà, della civiltà giudaico-cristiana. E la ringrazio, senatore Quagliariello. La linea può tornare al nostro direttore Carmine Perantuono. Siamo tornati in diretta alla parte conclusiva del corteo della 725esima perdonanza celestiniana con la bolla del perdono trasportata dalla Dama. Si sta avviando verso il sagrato della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e quindi stiamo per entrare nella fase più intensa di questo giorno dedicato all'avvio del Giubileo celestiniano con la lettura della bolla e l'apertura della Porta Santa. Una tabella di marcia che è pienamente rispettata nonostante la pioggia, anzi probabilmente anche un po' accelerata. Vedremo appunto tra qualche minuto l'avvio delle celebrazioni religiose qui sotto la Basilica. Fattore religioso e spirituale, qui siamo ad un altro dei temi della perdonanza che è centrale nella storia di questa manifestazione. Facevo riferimento al movimento celestiniano come avamposto del corteo e anche quest'anno in un ruolo ancor più rivalutato di avamposto spirituale del messaggio di Celestino, con il fuoco del Morrone che ha preceduto le celebrazioni della perdonanza qui in città, attraversando le montagne dell'Abruzzo, partendo dall'eremo di Sulmona e giungendo dai monti della Maiella e giungendo attraverso le valli dell'Aterno qui in città con i podisti che hanno scortato il fuoco celestiniano. Ecco, la vita di Pietro Celestino è legato alla città dell'Aquila, ma è legato anche alla Maiella Madre e ai luoghi celestiniani. Questa dimensione spirituale può essere collegata in qualche modo anche a un'idea di ricomposizione di questi territori abruzzesi in percorsi unici che facciano superare anche certi campanilismi nella promozione, nella scelta di testimonial magari a volte inadeguati. Abbiamo un testimone come Celestino, davvero le potenzialità che questa regione offre dal punto di vista del turismo religioso, Angelo, io direi sono quasi all'anno zero. Ma se non ci uniamo tra di noi, diciamo, non andiamo da nessuna parte. Nell'epoca della globalizzazione non andiamo da nessuna parte, quindi hai perfettamente ragione, diciamo basta con i campanilismi. Se ci riflettete, la regione dei parchi, che è l'Abruzzo, la grande regione dei parchi d'Europa, ha nel Parco Nazionale d'Abruzzo, il più antico parco italiano, Parco Nazionale d'Abruzzo, Molise e Lazio, esattamente il testimone del Celestino, nato in Molise, vissuto nell'Abruzzo, tra la Maiella, incoronato qui all'Aquila e poi morto nel Lazio, in Ciociaria, a Fumone, nel castello di Fumone. Quindi è un perfetto testimonial di questa nostra regione, di quello che poi la regione significa, anche con queste bellezze mozzafiato. Gli eremi celestiniani sono qualcosa di eccezionale che, diciamo, può essere venduto turisticamente nel mondo. Un trekking tra gli eremi celestiniani è una cosa fantastica, fatto a cavallo, a piedi, con la bicicletta, nelle modernità che ci sono adesso, e anche come messaggio. Quindi io dico sempre che Celestino ha dettato un progetto proprio di turismo, un progetto di marketing con la sua bolla, portando questa centralità qui e dicendo fate festa, ma anche, diciamo, per sfruttare le bellezze del territorio, per sfruttare
sfruttare questa incredibile regione in cui in un'ora si è a 3.000 metri di quota e poi si può andare al mare. Quelle immagini in cui si vede uno sciatore sulla neve che vede il mare Adriatico è una cosa sensazionale che dobbiamo assolutamente vendere per le nostre generazioni, future generazioni, per i nostri giovani. Cioè, se c'è un meccanismo per creare opportunità va perseguito, e il terremoto, purtroppo, con tutto il rispetto delle vittime, può essere una delle occasioni per sfruttare queste grandi potenzialità che abbiamo. Dicevo, sesta città per numero di monumenti in Italia, e i grandi borghi qui intorno, il castello di Calascio che è tra i più belli del mondo, e l'unicità della bolla, e l'unicità di questo. Cioè, vedete quante cose possiamo citare in pochissimo, no? Quando si può andare da 3.000 metri ai trabocchi, ma è stupendo, questa è una regione. A proposito del terremoto, di quell'impropria espressione del turismo delle macerie, che poi è diventata invece più consapevolmente, per fortuna ora, è un turismo della ricostruzione, che è un aspetto virtuoso che vive questa città. Ecco, io te lo dico da giornalista, un'opinione su un tema che ha molto nell'ultimo anno, perché è un anno che non ci sentiamo, diviso la città, vale a dire questa famosa fiction che ha utilizzato i luoghi del sisma per, appunto, una fiction, non un documentario, ma una fiction. Lo chiedo a te e faccio riferimento al tuo spirito laico, ma anche alla tua capacità di cogliere intimamente lo stato d'animo degli aquilani. Questo è stato un passaggio importante anche dal punto di vista emotivo nella vita della città. Che ne pensi? Allora, la questione è molto complessa. Era una grande occasione, probabilmente non è stata colta in pieno, e il declassamento dal primo canale della RAI al terzo canale della RAI la dice lunga. Non è certamente colpa del fatto che non sia piaciuta alla stragrande maggioranza degli aquilani. Io su questo ho pubblicato un commento, ho scritto un commento con grande difficoltà, perché l'essere terremotati a volte non ti consente di essere sereno nei giudizi, nell'approccio alle cose. Io ho detto che la fiction, se è fiction, non deve intitolarsi L'Aquila, perché intitolandosi L'Aquila inevitabilmente andava a immettere delle problematiche. Per esempio, questi sciacalli delle macerie non ci sono stati, né tantomeno c'erano le gang dei bambini all'interno delle. Quindi la fiction è diventata, poi si è proposta di essere, come dire, testimonial di un decennale. Quindi abbiamo proposto sommessamente che forse, togliendo L'Aquila dal titolo e rifacendola ridiventare una fiction, cioè una finzione, aveva la sua... Che è concessa qualunque assolutamente licenza. Assolutamente, però guardate che quando Don Matteo, altra fiction famosissima, si gira in questi posti meravigliosi dell'Umbria, mi pare, no? Lì non è che viene citata la città, che mi pare sia Spoleto, perché non è che avviene un omicidio a settimana a Spoleto, potrebbero no risentirsi. È uno scenario rispetto a un'invenzione. Avendola caricata di una... di farlo diventare anche il testimonial di una tragedia immane qual è stata la nostra, ha decisamente irrigidito chi quella tragedia l'aveva vissuta fino in fondo. Poteva essere una grande occasione, perché guardate, un grande regista, cito Il muro di gomma di Risi, che è stato un passaggio anche giornalisticamente per noi giornalisti importante, perché lì il protagonista era un giornalista del Corriere della Sera a caccia della verità della strage di Ustica. Il muro di gomma è rimasto come no un modo di dire, il muro di gomma, così come i grandi attori Barbareschi, tutti questi attori tirabassi che sono grandi protagonisti del nostro cinema, della nostra televisione in questo momento. Purtroppo si poteva forse sfruttare meglio questa occasione, ma magari stando attenti un po' alla sceneggiatura e, diciamo, non facendo passare una finzione per quella che poteva essere la realtà di testimonianza di un decennale di una tragedia così grave. È una posizione molto cauta la mia, però è ferma. Sì, ma ovviamente io te la chiedevo appunto riconoscendoti uno spirito laico di osservazione su questo fronte. Invece passiamo dal laico allo spirituale puro, perché appunto, a proposito del fuoco del Morrone, vi proponiamo un servizio che abbiamo realizzato nei giorni scorsi, proprio seguendo il tragitto del fuoco celestiniano e il fuoco del Morrone attraverso i comuni della Valle dell'Aterno. Vediamo.
Da 40 anni ormai il fuoco del Morrone, la fiaccola che parte dalla badia morronese a Sulmona per arrivare il 23 all'Aquila ed essere consegnata sul piazzale di Collemaggio al sindaco del capoluogo per l'accensione del tripode della pace, che dà ufficialmente l'avvio alle manifestazioni celestiniane, è portato in un avvincente viaggio tra i paesi dell'Aquilano. Ad organizzare questo viaggio affascinante a tappe è il Movimento Celestiniano, accanto al Centro Studi. Attraverso le valli Peligna, Subequana e Aquilana si ripercorre idealmente il viaggio fatto da Pietro Angelerio alla fine di agosto del 1294 per arrivare all'Aquila e vestire i panni di Papa Celestino V nella Basilica di Collemaggio, da lui fatta erigere. Ma in effetti abbiamo incominciato nel 1980 e i primi anni, nelle prime edizioni, venivamo all'Aquila in una unica soluzione, solo in una giornata. Partivamo da Monte Morrone in Sulmona e arrivavamo all'Aquila. Dopodiché però, siccome la cosa prendeva piede, tutti i sindaci dei comuni che attraversavamo pretendevano la sede di tappa, e così è stato, per cui mentre prima arrivavamo in un giorno solo, adesso 8 giorni per arrivare da Monte Morrone all'Aquila. Il fuoco ha toccato Villa Sant'Angelo e San Demetrio con una cerimonia religiosa nel popoloso comune e la firma della famosa pergamena delle perdonanze. La fiaccola passa poi per Sant'Eusanio e Fossa per raggiungere Onna, dove concluderà il percorso di domani. A Onna sarà acceso il tripode della pace nella piazza della chiesa di San Pietro Apostolo, recentemente riaperta al culto dopo il terremoto del 2009 che ha distrutto il piccolo borgo. È bello perché si toccano le comunità, però si rendono partecipi tutte le comunità delle tre valli, Subequana, Peligna e Aquilana. Sì, infatti tutte le tre valli partecipano in maniera impressionante proprio, tutti quanti. E per fare un esempio, a Prato la Peligna, quando siamo arrivati qualche sera fa, c'erano 1000 persone. A Castelvecchio sul Becco è stato un successo, a Goriano Sicoli, a Castel di Ieri, ad Acciano, qualsiasi parte è stato un grande successo. Quindi questa cosa sta prendendo piede grazie a chi? Grazie a Florio Panti, che oggi non c'è. Ha avuto un piccolo problema, per cui lui nel 1980 ha avuto questo proponimento, ha fatto questa storia che è incominciato con poche persone e adesso si è allargata coinvolgendone altre, quindi la cosa è molto buona. Bene, siamo tornati in onda ora rigorosamente in diretta dal piazzale di Collemaggio, dove si sta concludendo l'afflusso dei figuranti e ora anche delle figure più importanti del corteo della bolla celestiniana. Vedete appunto il cardinale Giuseppe Petrocchi che assieme al sindaco Pierluigi Biondi e anche tra poco al cardinale Giuseppe Bertello nell'inquadratura andrà a raggiungere il sagrato di Collemaggio e appunto a introdurre la parte conclusiva del corteo, che poi è anche la parte iniziale della cerimonia prima laica e poi religiosa di questa sera. Per quanto riguarda il tema delle figure di questo corteo, Angelo De Nicola, ce n'è anche una terza, abbiamo visto poi in qualche immagine anche prima veniva inquadrata, assieme alla dama e al giovane signore c'è anche una terza figura che è diventata proprio negli ultimi anni protagonista di questa ricostruzione, nemmeno ricostruzione, ma comunque rappresentazione storica. La dama della croce, cosa rappresenta, quale simbolo è insito in questa figura? Allora, nell'ambito della crescita che ha avuto il corteo, pensate che nelle prime due edizioni, ne avevamo accennato prima, l'83 e l'84, non c'era la dama della bolla, c'era uno stensorio in legno realizzato da quel grande artista che è Remo Brindisi, artista abruzzese che ha vissuto all'Aquila a lungo, quotatissimo, e si portò la bolla in originale. Su questo stensorio quattro paggetti, erano quattro dipendenti comunali, portarono dal comune, da Palazzo Margherita a Collemaggio la bolla. Nell'85 nasce la dama della bolla insieme al giovin signore che l'accompagna, due figure fondamentali, in particolare la dama della bolla. 19 anni fa è stata aggiunta, come dicevi, la figura della dama della croce, che porta questa artistica croce, ogni anno diversa, e sono
erano state esposte questi 19 croci a Matera nel luglio scorso in una mostra che ha avuto un grandissimo successo, realizzata da una ditta aquilana. Questa ditta aquilana la offre alla Perdonanza per essere poi regalata al cardinale che apre la Porta Santa. Quindi è un gioco, diciamo, di doni, la parola dono nel perdono è fondamentale, che ha creato questa nuova figura in costume che accompagna la Dama della Bolla e il Giovane Signore ed è chiamata appunto la Dama della Croce. È stata consegnata, è stata inaugurata questa croce ieri in una suggestiva cerimonia dentro la Basilica di Collemaggio, alla presenza peraltro del Vescovo di Matera, che significativamente è tornato all'Aquila dopo aver ricevuto a casa propria questa bellissima mostra in una delle chiese molto bella di Matera. È tornato qui e ha fatto delle dichiarazioni molto significative, proprio lui che è il Vescovo di Matera e che si trova a gestire la capitale della cultura italiana, che ha avuto un rilancio fortissimo e importante in quel discorso del turismo di cui tu prima parlavi. A proposito di eventi culturali collaterali alla parte religiosa della Perdonanza, quest'anno ce ne sono stati tantissimi e abbiamo avuto anche molti concerti, molti eventi di spettacolo che sono stati molto partecipati ma anche altrettanto significativi. Pensiamo a Enrico Brignano, che ha dedicato la sua performance usando dei toni non semplici per un comico, per un artista, diciamo, di cabaret, dedicata ai due centri più colpiti dai terremoti negli ultimi anni, l'Aquila in questo rapporto ideale con Amatrice e anche al concerto del Volo. Insomma, momenti che hanno avuto lo spettacolo certamente come portata principale, ma anche un contesto generale di coerenza con il messaggio di questo evento. Ecco, anche da questo punto di vista io ti chiedo, è cresciuta molto la manifestazione anche nel coinvolgimento delle tante associazioni, delle tante realtà, dei tanti artisti della città? Chi visita l'Aquila in questi giorni, ricordiamo peraltro che sabato e domenica c'è il jazz per le terre del sisma, trova botteghe d'arte aperte, cortili dei palazzi invasi da mostre. Ecco, la Perdonanza è anche una grande vetrina della cultura e dello spettacolo per questa città. Sono d'accordo con questa analisi che fai sulla crescita, una crescita dovuta anche alla presenza di un grande direttore artistico che è Leonardo De Amicis, che ha grandi rapporti con, lo vedete sempre a Sanremo a gestire e a dirigere l'orchestra, quindi è ai massimi livelli, aquilano, che interpretando al meglio lo spirito di questa manifestazione quest'anno ha ulteriormente arricchita semplicemente con una denominazione, e cioè quello del palco che avete visto anche delle immagini sul Sagrato di Collemaggio come il Teatro del Perdono, che è una intuizione geniale, no? Ed è lo scenario giusto per alcuni tipi di manifestazione, l'hai citata prima tu, di grande solidarietà quella di Brignano, di grande effetto quella del Volo, in cui il cantante di Rosseto, mi scuserete se mi sfugge il nome del trio del Volo, ha citato il fatto che lui 10 anni fa, bambino, ragazzino, adolescente, a Rosseto, Gianluca Ginoble, esatto, Ginoble, ha ospitato gli sfollati nella sua Roseto e ha ricordato questo affetto e questo afflato che c'era in quel momento in cui l'Abruzzo si è dimostrato grandemente solidale con le popolazioni colpite dell'Aquila in quel momento, ospitando sulla costa gli sfollati che avevano subito il terremoto. Quindi grande crescita, grande emozione, un grande progetto in cui quel fare festa che viene da Celestino è chiaramente tradotto oggi in concerti che hanno anche un certo tipo di richiamo, e anche con la sistemazione deve essere ancora un po' migliorata, ma sicuramente si è fatto un passo avanti con la prenotazione del biglietto e anche con un minimo di pagamento rispetto alla gratuità che c'era prima, addirittura con uno scopo solidale che è quello di mettere a disposizione questi fondi con il ricavato dei biglietti per i giovani, per borse di studio dei giovani del Conservatorio Aquilano, conservatorio che ha suonato in particolare con il Volo, quest'orchestra di giovani aquilani o comunque iscritti all'Aquila, diretti dal maestro Leonardo De Amicis. È stato veramente molto emozionante e finora, nonostante un po' la pioggia abbia cercato di guastare la festa e aspettando il grande concerto di domani, non a caso di Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Noemi, ma in particolare Fiorella Mannoia, che si occupò di raccogliere fondi per il terremoto dell'Aquila. Una, un
un bel ragionamento, una bella idea, una bella concatenazione degli eventi e un bel ragionamento sotto. Sì, anche perché ricordiamo, lo dicevi anche tu, nessuno di questi artisti ha voluto un cachet, ma è stato tutto devoluto, anche negli spettacoli a pagamento, a favore di iniziative in qualche modo legate alla rinascita post-sisma, quindi un arricchimento vero, anche concreto, un gesto di grande sensibilità per la città che è stato formulato da chi ha voluto esibirsi In questo scenario. Ci siamo quasi, Angelo. Adesso vedete quella bianca, quella è plastica, sì. Ma utilmente, perché guardate la spianata di Collemaggio, oggi definita prato e in questo caso plastica perché c'è una passerella, utilmente per non guastare il prato, per non rovinare il prato e consentire di piazzare le sedie per gli spettacoli, è un monumento tal quale la basilica, perché su questa spianata arriva Celestino V a dorso di un asinello, rifiuta il cavallo, lo considera troppo lungo e arriva accompagnato dai due sovrani dell'epoca, Carlo II d'Angiò e Carlo Martello, che lo accompagnano per entrare, Piero dal Morrone, entrare in Basilica ed essere incoronato Papa. Allora, siamo al passaggio dal momento laico al momento religioso, poi lasceremo direttamente la linea al palco per sentire tutto, e in un momento di passaggio laico al religioso io penso che non ci sia un'intervista più opportuna in questa sede che quella che Enrico Giancarli ha appena realizzato e che stiamo per sentire. Vuoi provare a indovinare di chi si tratta? Credo che sia Enrico Letta, non Enrico, Gianni Letta. Gianni Letta. Enrico forse un lapsus freudiano in questo momento. In questo momento, perché è un nome anche molto molto popolare in queste ore. Questo è Gianni Letta, immancabile la sua presenza anche quest'anno alla perdonanza celestiniana, a testimonianza del grande cuore aquilano di quest'uomo. Sentiamolo al microfono di Enrico Giancarli. Sì, eccoci direttore, con il dottor Gianni Letta, siamo a Collemaggio. Dottor Letta, io voglio ripartire dalla perdonanza del 2009. Lei era molto fiducioso, aveva ragione. Ero fiducioso e avevo una grandissima speranza e una grandissima forza mi veniva dagli aquilani. Perché in quel momento, dopo quella tragedia, dopo quella notte, l'Aquila dette al mondo non soltanto una grandissima dimostrazione di serietà, di sobrietà, di dignità, di responsabilità, ma anche di unione, perché sparirono d'un canto tutte le divisioni, tutte le differenze, tutte le pur legittime diversità e un'anima sola, l'Aquila, l'anima degli aquilani, seppe trovare in quel momento di armonia, sembra una parola contraddittoria con la tragedia di quella notte, seppe trovare l'armonia, il clima giusto per superare un evento terribile e sentirsi ferita sì, ma non domata, non perita. Quello spirito poi si è andato perdendo con i mesi e con gli anni. Dovremmo ritrovare quell'armonia, dovremmo ritrovare quello spirito unitario, dovremmo ritrovare nel nome di Celestino e con l'umiltà che Celestino insegnò al mondo, la consapevolezza degli errori di tutti, riconoscere i propri, avere misericordia per gli altri, ritrovare uno spirito di collaborazione, di cooperazione, di unità, che è quella con la quale l'Aquila sta risorgendo e è quella che potrà assicurare all'Aquila un futuro splendido come quel glorioso passato che nei secoli l'ha fatta grande nel mondo. Ha parlato di futuro splendido, dottor Letta. Mi dice, secondo lei, qual è la priorità per il prossimo futuro di questa città? Completare la ricostruzione, che però vedo che ormai procede spedita. Speriamo che il nuovo governo sappia dare un impulso anche alla parte pubblica, che è quella che ristagna un po' e che è in arretrato o in ritardo, ma possa soprattutto ritrovare una dinamica economica, possa risolvere i problemi che con la ricostruzione sono resi più evidenti, perché tanti palazzi sono belli ma vuoti, tanti negozi sono bellissimi ma vuoti. Ecco, ritrovare un dinamismo, una crescita, uno sviluppo che possa ridare vita a questa città e assicurarle quel progresso,
quello sviluppo e quell'avvenire che merita. Vede Letta, per chiudere, la politica spesso divide, quando c'è Gianni Letta invece unisce, nel senso che lei è stato sempre applaudito da tutti, questo la fa sentire aquilano al 100%? Mi sento aquilano al 100%, ho vissuto qui una delle esperienze più forti della mia vita, l'ho vissuta con quello spirito di servizio, di umiltà, a servizio degli aquilani, cercando di unire e mai di dividere, cercando di comporre le divisioni, non di alimentarle. Io per settimane sono venuto tutti i martedì e ho presieduto un tavolo al quale sedevano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente avevano un ruolo o una responsabilità nell'emergenza e poi nella ricostruzione. E ho cercato sempre di capire le ragioni di tutti e di comporle ad unità. Se avessero continuato così forse avremmo guadagnato tempo, ma adesso l'importante è non far polemica ma constatare che molto si è fatto e insieme, tutti insieme, con quello spirito dobbiamo fare quello che ancora si deve fare. Grazie mille dottor Letta, la linea può tornare alla direttore in studio. Allora, siamo tornati in diretta, andiamo un po' più veloci perché sta per iniziare la parte civile e poi religiosa della cerimonia sul Sagrato di Collemaggio, quindi approfittiamone per proporvi l'ultimo contributo del nostro Enrico Giancarli, realizzato proprio con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Se la regia è pronta possiamo mandare in onda questa brevissima dichiarazione con Biondi, breve perché Biondi appunto, come vedete, faceva parte del corteo stesso. Eccoci in diretta con il sindaco Pierluigi Biondi, momento sempre emozionante sindaco. Sì, decisamente l'arrivo sul viale di Collemaggio con la vista del Rosone, della chiesa restaurata, insomma, momento straordinario. Che edizione è della perdonanza? È l'edizione della rinascita, spero. 10 anni fa era allora, un ragazzo. Avete sentito Biondi. Oggi come sta l'intervista flash in qualche meglio, modo? Meglio, è una città in trasformazione dove sono molti problemi, ma è una città che ha voglia di vita. Studio. Bene, avete sentito l'intervista flash del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che tornando in diretta sta per leggere, caro Angelo, il testo della bolla celestiniana, che viene custodita in città. È aperta in questi giorni la sede della Banca d'Italia che, sì, che ne custodisce l'originale. Tutto l'anno è nei forzieri della Banca d'Italia, era prima del sisma custodita nel comune, in un forziere che si trova sotto la torre civica, all'interno della torre civica di Palazzo Margherita, da allora è custodita lì. E tra l'altro sottolinea ai telespettatori che la dama della bolla porta sul cuscino questo tubo, dentro non c'è nulla, ma è una truffa bonaria perché la bolla è sotto vetro, è stata riparata, restaurata dall'Istituto del Libro, è una pergamena, è stata restaurata negli anni 90 e quindi messa sotto plexiglass, e devo dire che dovunque viene portata ha sempre suscita grandi emozioni, come è successo lo scorso anno proprio a Matera, dove venne esposta suscitando delle grandi emozioni. Credo che siamo quasi arrivati al momento topico della lettura della bolla. Allora, noi lasciamo spazio agli effetti del palco, allo speaker ufficiale della manifestazione, anche al sindaco dell'Aquila che naturalmente leggerà il testo, poi riprenderemo la linea nel breve lasso di tempo del trasferimento del corteo fino alla Porta Santa che è alle nostre spalle, di cui vi documenteremo l'apertura per questo giubileo celestiniano del 2019, la 725esima perdonanza. Il sindaco Pierluigi Biondi sta ora donando al cardinale Bertello la croce del perdono che indosserà al momento dell'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Ora la Dama della Croce consegna l'astuccio in cui per secoli il prezioso documento è stato contenuto nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi perché avvenga la stessa consegna. Ora la lettura della bolla del perdono di Papa Celestino V 1294 da parte del sindaco Pierluigi Biondi. Celestino Vescovo, servo dei servi di Dio,
a tutti i fedeli di Cristo che prenderanno visione di questa lettera. Salute e apostolica benedizione. Tra le feste solenni che ricordano i santi, è da annoverare tra le più importanti quella di San Giovanni Battista, in quanto questi, pur provenendo dal grembo di una madre sterile per vecchiezza, tuttavia fu ricolmo di virtù e fonte abbondante di sacri doni. Fu voce degli apostoli, avendo concluso il ciclo dei profeti, ed annunziò la presenza di Cristo in terra mediante l'annuncio del Verbo e miracolose indicazioni. Annunziò quel Cristo che fu luce nella nebbia del mondo e delle tenebre dell'ignoranza che avvolgevano la terra, per cui per il Battista seguì il glorioso martirio, misteriosamente imposto dall'arbitrio di una donna impudica in virtù del compito affidatole. Noi, che nel giorno della decollazione di San Giovanni, nella chiesa benedettina di Santa Maria di Collemaggio in Aquila, ricevemmo sul nostro capo la tiara, desideriamo che con ancor più venerazione tal santo venga onorato mediante inni, canti religiosi e devote preghiere dei fedeli. Affinché dunque in questa chiesa la festività della decollazione di San Giovanni sia esaltata con segnalate cerimonie e sia celebrata con il concorso devoto del popolo di Dio, e tanto più devotamente e fervidamente lo sia quanto più in tale chiesa la supplice richiesta di coloro che cercano Dio troveranno tesori della chiesa che risplendono dei doni spirituali che gioveranno nella futura vita, forti della misericordia di Dio Onnipotente e dell'autorità dei suoi santi apostoli Pietro e Paolo, in ogni ricorrenza annuale della festività assolviamo dalla colpa e dalla pena conseguenti a tutti i loro peccati commessi sin dal battesimo, quanti, sinceramente pentiti e confessati, saranno entrati nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni fino ai vespri immediatamente seguenti la festività, dato in Aquila 29 settembre nell'anno primo del nostro pontificato. Il Cardinale Bertello, l'Arcivescovo dell'Aquila Cardinale Petrocchi, gli esponenti della Chiesa Aquilana e le autorità civili che fanno parte del protocollo si prepareranno adesso per la breve processione che porterà davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, segnatamente alla Porta Santa. Per chi fosse venuto per la prima volta all'Aquila, Germana lo ha detto all'inizio, lo ribadiamo, si trova sulla sinistra guardando la facciata. Lì Sua Eminenza il Cardinale Bertello, dopo l'orazione prevista, busserà per tre volte con il ramo d'olivo che gli sarà consegnato dal Giovin Signore, sulla cui testa è incastonato il sigillo della comunità civica in argento, per ordinare l'apertura della porta medesima e dare quindi l'inizio alla Giubileo Aquilano. Raccomandiamo al gentile pubblico di non accalcarsi e di aspettare e seguire le indicazioni del servizio di sicurezza. Allora, stiamo per assistere adesso alla seconda fase della manifestazione, quella più propriamente religiosa, in quanto
mentre il piazzale di Collemaggio è davvero gremito nonostante la pioggia di qualche decina di minuti fa, appunto il momento che si sta per svolgere alle nostre spalle. Alle nostre spalle c'è la Porta Santa di Collemaggio, adesso un breve corteo si formerà sul lato sinistro della Basilica fino... Io credo, Carmine, che i telespettatori, quelli più che sono più adusi e sono tanti, almeno i riscontri che ho avuto lo scorso anno sono tantissimi, ma credo che si chieda perché la Porta Santa è quella laterale e non quella centrale, che è un po' un... no? Perché? Ma ci sono due tesi. Una, poi magari se mi togli la parola, se vedi che ci sono in diretta, ma vedo che ancora ci non vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo. Si stanno adesso, no, sistemando. Allora, ci sono due tesi molto suggestive entrambe. Una, secondo la quale la giumenta, che sarebbe l'animale, il bue o l'asinello che porta le spoglie di Celestino nel 1327, trafugandole da Anagni, dove il vescovo le teneva sotto chiave, ma le rubano due fraticelli celestini, le portano all'Aquila con il giubilo, per il grande giubilo degli aquilani nel febbraio del 1327. Ebbene, l'animale in maniera quasi miracolosa si inginocchia davanti a questa porta. Certo è una tesi suggestiva, ma molto più probabilmente questa era la porta principale in quel momento della basilica che in quel momento si stava costruendo e che poi è diventata per tradizione quella santa, perché da lì è passato Celestino, cioè Piero dal Morrone, per essere incoronato poi Celestino V, e quella porta viene indicata come l'oggetto dell'indulgenza. Quindi sono entrambe due tesi molto suggestive. Non, certamente la lunetta che abbiamo visto più volte inquadrata alle nostre spalle è dei primi del 1300, quindi non c'era questa basilica così come oggi la vediamo. Ci sono voluti 80-90 anni per completarla, quindi in quei primi 10 anni si era fatto il possibile per andare avanti, ma è molto curioso il fatto che non sia la porta principale. E tra poco appunto vedremo questo corteo che sarà guidato da Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello, perché sarà lui ad aprire la porta, che si snoderà sul lato sinistro della Basilica. Basilica che è tornata alla sua totale fruizione ormai da un anno, che grazie al restauro a cui facevamo riferimento dell'ENI è davvero un bene straordinario, un bene apprezzato diciamo non soltanto per il suo grande significato religioso ma anche in qualche modo esoterico, pensiamo insomma a quante vicende sono legate di fantasia o anche di suggestione alla vita di Celestino V. Io per questo vorrei far riferimento alla tua attività pubblicistica in qualche modo, perché hai scritto anche un giallo, mi pare di ricordare, proprio sì, su Celestino. Un giallo che esaltava la missione Celestino, che esaltava proprio la perdonanza, e pensate che la trama era che il Papa sarebbe venuto ad aprire la Porta Santa, perché mai nessun Papa è venuto ad aprire questa Porta Santa, purtroppo. Speriamo che questo avverrà, il sogno di tutti gli aquilani e io direi di tutti gli abruzzesi. E in questa trama c'era appunto questa fiction. Ebbene, purtroppo il miracolo lo ha fatto il sisma, miracolo tra virgolette, perché è venuto Papa Ratzinger il 28 di aprile dell'Annus Horribilis 2009 ed è passato eccezionalmente sotto la Porta Santa, eccezionalmente aperta per lui, fuori dalla giornata di oggi, del 28-29, di oggi e domani, eccezionalmente aperta per lui. Purtroppo il miracolo lo ha fatto il sisma. C'erano soltanto macerie allora, c'è una chiesa restituita ai fedeli, a tutta la città e all'umanità, direi, ormai da un anno e più. Saranno spettacolari anche le immagini e io per questo sin d'ora suggerisco ai nostri telespettatori di continuare a seguirci anche dopo l'apertura della Porta Santa, quando terminerà il nostro commento, perché vi proporremo almeno fino alle 19.30, orario del nostro telegiornale, anche la messa che verrà celebrata all'interno. E da quel momento appunto, dopo il passaggio di Giuseppe Bertello, di tutte le autorità in questa apertura laterale della Porta Santa, si potrà ottenere l'indulgenza e quindi ci saranno numerose messe celebrate fino ai vespri di domani, e per ottenere l'indulgenza, lo ricordiamo, per se stessi ma anche per un defunto occorre visitare la Basilica in questo
questo lasso di tempo, quindi entro i vespri di domani, recitare il Credo, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre. Sinceramente pentiti e confessati, questo è una delle preclusioni obbligatorie. E naturalmente ci sono una serie di confessori qui che fanno questo servizio, poi si passa sotto la Porta Santa, che è veramente una grandissima emozione, soprattutto nel credere nella nostra religione e entrare in questa basilica che ha un fascino veramente particolare. Per i credenti, ecco appunto, stavo segnalando il fatto che c'è una disponibilità di confessori, perché è possibile ottenere l'indulgenza anche confessandosi negli 8 giorni successivi al giubileo. Questo insomma per le regole particolari che la Chiesa, che la Curia Aquilana ha comunque in qualche modo garantito con la messa a disposizione di tantissimi religiosi in questi giorni, proprio perché la città e questa basilica sono meta di visitatori da ogni parte d'Italia. Ecco perché la perdonanza, nel suo significato religioso più autentico, inizia tra qualche minuto, inizia per chi crede, inizia per chi vuole vivere questa grande esperienza spirituale del perdono, della pace e della misericordia, del messaggio di Celestino. Vediamo il corteo che lentamente, Angelo, si avvicina alla Porta Santa. Quindi direi nei tempi, anche se c'è stata questa accelerazione legata alla pioggia, del ritmo, ma che ha consentito di arrivare più o meno nei tempi, perché di solito 18:30 è il momento dell'apertura. Si crea questo corteo adesso dal Sagrato fino alla Porta Santa con questi 3 tocchi. Il Cardinale Bertello schiuderà la 725esima indulgenza plenaria concessaci da Celestino V in quel 29 di agosto del 1294, questa fine secolo è così combattuta di questo Papa che ha tra gli 83 e gli 87 anni, quindi capite che era una sorta di Matusalemme, all'epoca a 40 anni erano morti e sepolti, quindi anche questa vita così lunga ha determinato la grandezza, probabilmente, lo dico da laico, probabilmente di questo personaggio. E volevo sottolineare ai telespettatori, visto che dobbiamo guadagnare qualche minuto in attesa dell'apertura della Porta Santa, abbiamo anche un po' abbassato la voce perché effettivamente questo rito incute molto rispetto e quindi ci siamo adeguati. Volevo sottolineare che Celestino V è stato fatto santo, ma non con il nome del Papa, ma con il nome dell'eremita, cioè non ci troviamo di fronte a San Celestino V, ma ci troviamo di fronte a San Pietro l'eremita. San Celestino come Papa santo esiste, e Celestino I, e pensate un po', viene ricordato il 6 aprile, che è una data un po', come dire, un po' significativa per tutti gli aquilani. E non esiste Celestino VI, cioè nessuno nella storia, nessun Papa ha avuto, io direi, il coraggio di riprendere questo nome, così come Papa Francesco ha preso per la prima volta il nome di San Francesco d'Assisi. Chissà. Veramente. Ci fu una bellissima dichiarazione di Francesco De Gregori in occasione dell'elezione di Papa Ratzinger, che disse nel 2005, alla morte di Giovanni, alla così emozionante morte di Giovanni Paolo II, che disse: ah, speravo che Papa Ratzinger prendesse il nome di Celestino VI, che è una dichiarazione veramente incredibile, soprattutto per noi celestiniani. Questo purtroppo non è avvenuto, era un sogno anche di De Gregori, che ha scritto una canzone che si intitola Va in Africa Celestino, molto significativa, con tutta una storia dietro che magari non è il caso qui di raccontare, ma per dire quanto questo personaggio di Celestino poi alla fine influenzi un po' dal mondo della letteratura. Ho citato Silone prima, ma anche Giovanni Papini, che scrive un libro, Lettere agli uomini, da Papa Celestino VI, immaginando un Papa che riprendesse il nome dei Celestini. Certo che sui temi della pace e della misericordia il messaggio del pontificato attuale, quello di Papa Francesco appunto, è davvero in linea con il movimento celestiniano, l'insegnamento religioso e spirituale di Celestino. Mai si può dire, almeno da questo punto di vista, c'è stato un allineamento così evidente nel corso
penso, di secoli. Beh, in effetti questo Papa dà molto fastidio con le sue iniziative, con le sue, il suo cercare di ripristinare la valenza spirituale. E guardate che le dimissioni di Ratzinger hanno fatto dire a molti commentatori, autorevoli commentatori nel mondo, che ci sono dei parallelismi evidenti tra quella fine del 1200 e questo periodo, tra quella crisi in quel momento legata soprattutto alla guerra tra gli Orsini e Colonna e questa crisi che c'è stata durante le elezioni di Ratzinger e poi di Papa Francesco, legata allo scandalo della pedofilia, legata a una serie di questioni che hanno molto imbarazzato e molto preoccupato anche il futuro della Chiesa. E questo parallelismo si è poi esplicitato nelle dimissioni di Papa Ratzinger, e guarda caso in questo caso c'è stato il Papa Emerito, quindi non è stato, come è successo per Celestino, catturato dal suo successore Bonifacio VIII e tenuto per 10 mesi, lui dice ospite, noi diciamo prigioniero, nella Rocca di Fumone, in una celletta di 2,5 metri per 3. Pensate che i fraticelli che assistevano Celestino, il quale per lui era una suite rispetto agli arrivi della Maiella, si trovava, no, veramente alla grande, li dovevano cambiare questi fraticelli perché non resistevano alla vita così angusta che faceva Celestino in quella celletta. Diceva orazioni, diceva messa, mangiava quel poco che mangiava e dormiva quel poco che dormiva e ricominciava per 10 mesi, finché il 19 maggio del 1296 ha finito i suoi giorni, forse a 87 anni. Pensate quanto ha vissuto quest'uomo, quanto tanto ha vissuto quest'uomo e quanta esperienza avesse accumulato fino a quel momento. Allora Angelo, io direi che questo può essere il momento nel quale anche noi due, diciamo, diventiamo da cronisti spettatori, lasciando l'audio di fondo e la suggestione di questo momento presi appunto in presa diretta per i nostri telespettatori. Ci fermiamo noi dal punto di vista audio per qualche secondo, lasciamo spazio alla cronaca ufficiale, agli effetti e alla musica, e al momento dell'accesso nella Basilica con l'avvio delle celebrazioni religiose vi porremo anche i nostri saluti e ci congederemo. Intanto linea alla manifestazione, linea alle musiche religiose che stanno accompagnando il corteo che parte e che sta per raggiungere la Porta Santa di Santa Maria di Colle Maggio. Ci sentiamo tra qualche minuto, quando sarà terminata la cerimonia che abbiamo ampiamente presentato, e ci saluteremo e poi lasceremo anche la linea, visto che siamo appunto in anticipo anche per quanto riguarda i tempi, anche alle fasi iniziali della Santa Messa che verrà celebrata all'interno di Colle Maggio. A più tardi allora, Angelo. A più tardi, grazie. Sante perpetua e felicità, create per noi. Santa Agnese, prega per noi. San Massimo, prega per noi. Sant'Equizio, prega per noi. San Pietro Celestino, prega per noi. San Bernardino da Siena, prega per noi. Sant'Emidio, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Cesilio da Fossa, prega per noi. Santi martiri per noi. San Domenico, prega
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere figli nel Figlio. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, nostra misericordia e nostra pace, che ci ha rivelato l'eterno mistero dell'amore. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto lo Spirito Santo, sorgente di grazia e di consolazione, che con il suo soffio dona vita alla creazione e all'intera umanità e ci conduce alla pienezza di verità. Benedetto nei secoli il Signore. La misericordia di Dio nostro Padre, l'amore del Signore nostro Gesù Cristo e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, pellegrini nel tempo verso l'Eterno, siamo qui riuniti presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio per iniziare il rito penitenziale con l'annessa indulgenza concessa alla Chiesa Aquilana da San Pietro Celestino, per ricordare il giorno della sua incoronazione e largamente rinnovata dai suoi successori. Per partecipare degnamente a questa celebrazione tanto desiderata, apriamo questa porta santa invocando su di noi peccatori la misericordia di Dio.
Padre Santo, Dio dei nostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ricco di misericordia e grande nell'amore, che concedi alla Chiesa questo tempo di penitenza e di perdono, perché essa abbia la gioia di rinnovarsi interiormente per opera dello Spirito Santo e di camminare sempre più avanti nelle tue vie, restando in mezzo al mondo un segno di salvezza e di redenzione, degnati di rispondere alle nostre attese. Aprici completamente la porta della tua misericordia per schiuderci un giorno le porte della tua abitazione in cielo, dove Gesù tuo figlio e primo della stirpe degli uomini ci ha preceduto per poter tutti insieme cantare a te in eterno. Concedi, ti preghiamo, a tutti coloro che con rinnovato impegno e ferma fede varcheranno questa soglia di ottenere la salvezza che da te procede e a te conduce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronuncia tutto questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, poiché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronuncerete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente e non seguirete per vostra disgrazia gli altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri, da sempre e per sempre. Parola di Dio. Apritemi le porte della giustizia. Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Entrerò nella tua casa, o Signore. Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio. Oh,
Care telespettatrici, cari telespettatori, abbiamo assistito al momento più intenso della Perdonanza Celestiniana, edizione 725, Perdonanza 2019, quella del decennale dal sisma, quella che potrebbe proiettare questa grande manifestazione
tra i beni immateriali dell'umanità. Lo racconteremo l'anno prossimo se ciò sarà avvenuto. Certo è che le immagini di questo davvero straordinario spettacolo, per il quale anche la pioggia ha risparmiato la città dopo qualche promessa non certo incoraggiante, sono di buon auspicio. Chiudiamo con questo messaggio positivo la nostra telecronaca, salutando Angelo De Nicola, se vogliamo fare un primo bilancio di questa giornata, ma soprattutto una proiezione in prospettiva di ciò che queste ore, questi giorni stanno regalando alla città. Ecco, possiamo dire che è stata una perdonanza tra le edizioni migliori degli ultimi anni. Assolutamente emozionante, peraltro avete inquadrato a un certo punto dalla Porta Santa le suore celestine di San Basilio, che sono le ultime eredi al mondo dell'ordine Celestino V, che una volta l'anno escono dal monastero di clausura per partecipare alla perdonanza del loro fondatore, a questa giornata così importante. È un'immagine che dice tutto, un'emozione forte e un'emozione che credo abbiamo vissuto insieme fermando la pioggia. Grazie Celestino. Allora, io ti ringrazio come al solito per la tua impagabile grazie collaborazione. Tengo anch'io a risaltare il tuo ruolo in questa telecronaca, sicuramente non sarebbe stata la stessa con chiunque altro. Volevo soltanto a questo proposito dire che insomma, sarai impegnato in questi giorni anche per un evento meno sacro in qualche modo, ma legato a un personaggio molto importante della vita della comunità dell'Aquila, che fa seguito a un tuo libro, ma questo è un evento che ha un'altra visione, diciamo, culturale. Sì, un reading di teatro musicale che si terrà venerdì 30 sul colonnato dell'emiciclo alle 21:15. Don Attilio Cecchini, questo straordinario personaggio reinterpretato dalla regia di Sara Cecala. Quindi un appuntamento da non perdere per conoscere più da vicino uno dei protagonisti di questa città che anche oggi ha acceso i riflettori sul suo più grande personaggio di sempre, Celestino V. La perdonanza celestiniana prosegue anche nei prossimi minuti in diretta su Rete 8, perché vorremmo regalarvi fino alla fine le immagini di questa basilica stupenda, di questa celebrazione molto intensa e suggestiva del rito del perdono. Ricordiamo, da questo momento in poi si può attraversare la Porta Santa e lucrare l'indulgenza del giubileo celestiniano. Andremo in onda fino al nostro telegiornale, nel quale naturalmente vi proporremo anche altri servizi e altri riferimenti legati a questa importante giornata che abbiamo seguito sin da stamattina. Io per questo voglio ringraziare in maniera particolare Andrea Di Fabio e tutta la squadra tecnica di Rete 8, oltre che il Comitato Perdonanza, che quest'anno ci ha davvero supportato. Io per questo voglio ringraziare in particolare, oltre a Massimo Alezzi, anche Fabrizio Caporale dell'ufficio stampa del Comune dell'Aquila, perché davvero ci ha messo a nostro agio nel nostro lavoro insieme a tutti gli addetti allo staff, anche per far godere ai nostri telespettatori questo importante appuntamento anche televisivo. Grazie a tutti voi, buon proseguimento con le celebrazioni religiose all'interno della Basilica di Collemaggio e buona perdonanza a tutti. Yeah.
for your participation. Verso la porta santa. Ricordiamo che l'indulgenza ordinaria può essere ritirata fino alla serata di domani, per cui raccomandiamo il massimo e con compostezza al momento dell'ingresso della Basilica di San Pietro di Maggio. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio di bontà e di riconciliazione, o Padre amico dell'uomo, ascolta la preghiera dei figli che cantano la tua gloria per il dono della redenzione e del perdono. Fa che, accogliendo la tua parola di pace nel nome di San Pietro Celestino, collaboriamo al compimento del tuo disegno d'amore, perché tutto il mondo si riunisca e si rinnovi nel Cristo tuo Figlio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor Dios. Clama a voz en grito, sin reparo. Alza tu voz como la corneta. Anuncia a mi pueblo sus injusticias, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan ellos día tras día, se afanan por saber mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia y no se apartara del derecho de su Dios. Me interrogan sobre las leyes justas, desean la cercanía de Dios. ¿Por qué vamos a ayunar si tú no lo ves? ¿Por qué mortificarnos si tú no te enteras? Mirad, el día de ayuno andáis de negocios y oprimís a todos vuestros jornaleros. Ayunáis, sí, entre disputas y riña, golpeando perversamente con el puño. No, no ayunéis como ahora, haciendo oír allá arriba vuestra voz. ¿Es este acaso el ayuno que me agrada, el día en que el hombre se mortifica? Doblar como un junco la cabeza, acostarse en el saco y la ceniza. ¿A eso llamas ayuno, día agradable al Señor? ¿No sabéis cuál es el ayuno que me agrada? Abrid las prisiones injustas, soltad los yugos, dejad libres a los oprimidos, romped todos los yugos, repartid vuestro pan con el hambriento, hospedad a los pobres sin techo, vestid al que veáis desnudo y no eludáis al que es tu propia carne. Entonces surgirá tu luz como la aurora y tus heridas curarán enseguida. Tu justicia marcará ante ti y tras de ti la gloria del Señor. Entonces, si llamas, el Señor responderá a tus gritos. Dirá: aquí estoy. Parola di Dio. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Tu non gradisci il sacrificio. E se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Dear brothers, so we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake he made him to be sin, who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him. Working together, then we appeal to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in an acceptable time I heard you, and on the day of salvation I helped you. Behold, now is a very acceptable time. Behold,
now is the day of salvation. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, permettetemi di ringraziare di cuore il vostro Arcivescovo, Sua Eccellenza il Cardinal Giuseppe Petrocchi, per il suo invito a unirmi a tutti voi, pellegrini, convenuti a Collemaggio per la celebrazione della perdonanza celestiniana, e permettetemi anche un saluto cordiale all'Arcivescovo Emerito, Monsignor Molinari, e agli altri Vescovi che sono qui con me per questa celebrazione, ai sacerdoti e a tutti voi. Desidero porgere altresì un cordiale saluto alle autorità civili e militari, e in particolare al Signor Sindaco, fedele custode della bolla di Papa Celestino e della secolare tradizione della perdonanza, quasi ad indicare
che il suo messaggio è affidato a tutta la città e va al di là dei confini della comunità cristiana. Ero con voi il venerdì santo di 10 anni or sono, per i funerali delle vittime del terremoto, e mi è rimasta impressa nel cuore l'immagine di quelle bare ed il dolore straziante e composto dei familiari delle vittime. Pensavo proprio a quei momenti mentre leggevo la lettera che Papa Francesco vi ha inviato nell'aprile scorso, assicurandovi della sua vicinanza e della sua preghiera, affinché il Signore, nel faticoso cammino della ricostruzione, renda sempre più coesa e creativa la vostra comunità ecclesiale, e facendovi così coraggiosi testimoni di operosa legalità, di fattiva sinergia e di fraterna solidarietà. La celebrazione odierna è un'occasione propizia per sentirci comunità viva che si impegna, specchiandosi nella parola di Dio e nell'Eucaristia, per rinnovare la sua fede e la sua vita cristiana, come si proponeva Papa Celestino nel suo ardente desiderio di salvare le anime e di riconciliare.